Prova, prova, prova. Ok, adesso sì. Alza un po' di più, prova. Allora, benvenuti a tutti. Prova, e a questa giornata che abbiamo organizzato con l'Università degli Studi dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute in occasione dell'International Day of Women and Girls in Science. È una giornata proposta dall'ONU per celebrare e diciamo aumentare la partecipazione delle donne e delle ragazze a tematiche, a studiare tematiche scientifiche e a intraprendere carriere nella scienza e nella ricerca. Perché appunto l'ONU ha deciso di istituire questa giornata? Perché, come ben sapete, è un tema sempre più attuale. Il numero di ricercatori donne nel mondo è soltanto il 33%, e questo è un dato dell'anno scorso, quindi parliamo proprio della situazione attuale. Scendiamo ancora meno, quindi all'11%, se calcoliamo le ricercatrici e le professoresse di livello, diciamo, di carriera superiore. E soltanto il 4% delle donne nella storia ha ricevuto premi Nobel, quindi la tematica è quanto più attuale e urgente. Per parlare di questo argomento, noi non ci rivolgiamo soltanto ovviamente alle ragazze, ma anche ai ragazzi, agli uomini che appunto in questo cammino comune per diffondere l'uguaglianza di accesso alle tematiche scientifiche e anche appunto alle carriere, sia per le donne che per gli uomini, in modo uguale, devono farsi portavoce e sponsor di questa tematica. Ecco qui che quindi iniziamo subito con la voce di due uomini, rettori, appunto rettore dell'Univac, dell'Università degli Studi dell'Aquila, il professor Edoardo Lesse, che chiamerei qui per un saluto. Sì, sì, iniziamo con lei. E colgo l'occasione per ringraziare intanto voi che siete qui presenti, ma soprattutto anche gli oltre 1500 studenti che ci stanno seguendo online. Prego, professore. Grazie, Chiara. È veramente interessante sapere che 1500 ragazzi ci seguono su un problema così importante e delicato. Un problema che Univac vive giornalmente e per il quale si applica cercando le soluzioni migliori possibili. Noi siamo coscienti che esiste una enorme differenza, soprattutto nelle fasi finali delle carriere che separano i due sessi, e questo è un vero peccato. È un vero peccato perché rispetto alla scienza, rispetto alle professioni, io non vedo come possano esistere differenze tra i due sessi, anzi. E quindi significa che dobbiamo mettere in campo una serie di azioni positive per colmare questo gap. Noi come Univac lo stiamo facendo con molto impegno e con molta determinazione. Ho qui in aula Francesca Caroce, la professoressa che ha curato la seconda edizione e anche la prima del bilancio di genere di Ateneo, che ha messo a crudo anche nel nostro Ateneo una situazione abbastanza pesante, abbastanza difficile da recuperare, ma ciononostante noi siamo confidenti che qualcosa riusciremo a fare. Abbiamo elaborato alla stessa maniera il piano di uguaglianza di genere che abbiamo divulgato da poco, e la cosa importante è che non solo abbiamo identificato le azioni per migliorare la situazione, ma abbiamo appostato delle somme di denaro, di fondi per poter perseguire questa finalità. E sono sicuro che con lo sforzo di tutti, nessuno escluso, quando dico tutti parlo entrambi i sessi, perché vi è una notevole sensibilità anche da parte dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo nei confronti di questa problematica, riusciremo in tempi brevi ad avere un qualche risultato utile. Alcuni risultati all'Aquila li abbiamo già avuti. Prima di me c'era una rettrice donna, e questo era un elemento che contraddistingueva un pochino la nostra visione di università. Io afferisco a un dipartimento che ha una direttrice donna e a un dottorato di ricerca che ha una coordinatrice donna. Abbiamo il presidio di qualità che è presieduto da una donna, così come il nucleo di valutazione dell'Ateneo è presieduto da una donna. Abbiamo tante primarie di sesso femminile, abbiamo consigliere di amministrazione e senatrici accademiche. E quindi posso dire che sono abbastanza soddisfatto, anche se
Questo è un punto di partenza, non è certo un punto di arrivo. Noi dovremo mettere in campo sempre più azioni affinché il gap sia colmato nel minor tempo possibile. Questo è un elemento che contraddistingue, diciamo, le linee strategiche dell'Ateneo che pro tempore ho l'onore di reggere. Quindi proseguiremo su questa strada, proseguiremo con efficienza, con efficacia, impegnandoci moralmente, impegnandoci anche economicamente, al fine di superare questo limite che evidentemente ancora è presente. Con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, ringrazio le gentili testimoni che sono venute sino all'Aquila a portare il loro messaggio, diciamo, e il loro contributo alla soluzione di questo problema. E cedo la parola al collega Eugenio. Sì, passiamo. Passiamo ora la parola. Grazie professore. Passiamo la parola al professore Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute, nominato dal premio L'Oreal per la ricerca condotta da donne come male champion, cioè leggo, illustri scienziati con responsabilità strategiche che firmano la carta degli impegni per incrementare l'accesso ai finanziamenti e promuovere le pari opportunità delle donne nella ricerca scientifica. Prego professore. Grazie. Sì, grazie, anche io mi devo associare all'auspicio fatto appunto dal collega Edoardo Alesse. Devo dire che ci sono tante cose che devono essere messe in campo affinché le donne abbiano il ruolo che devono avere, e cioè almeno paritario a quello degli uomini. È un po' una rivoluzione psicologica che deve essere fatta sia dagli uomini che dalle donne, perché le donne ovviamente devono credere in se stesse, naturalmente, e per questo è importante, nonostante magari un'educazione che spesso le vuole, dedicate a certi compiti e non a certi altri, ma anche gli uomini devono fare una rivoluzione psicologica che sta avvenendo in questa generazione. Cioè deve essere chiaro che la cura della famiglia, dei figli, degli anziani della famiglia, la cura della casa deve essere distribuita tra i due membri della famiglia, altrimenti si parte male proprio, no? Allora questa rivoluzione io penso che stia avvenendo all'interno di questa generazione, in particolare prendo la mia, no? Noi abbiamo avuto i nostri padri, io, mio padre, mio nonno, con una certa mentalità, abbiamo visto gli uomini comportarsi in un certo modo in famiglia e le donne comportarsi in un certo modo in famiglia, come se fosse naturale. E ci troviamo invece adesso in mezzo a quello che è un cambiamento vero e proprio. E quindi ci troviamo noi, proprio questa generazione, e naturalmente anche quella subito dopo, a dover invece, veramente rendersi conto, rendersi coscienti, spero che fosse un segno di accordo con quello che stavo dicendo, rendersi coscienti del fatto che appunto metà dell'universo umano, con tutta la carica di intelligenza, di competenza che ha, è assurdo, diciamo così, costringerlo o relegarlo. Quindi, diciamo, per questo sono molto utili anche gli esempi, naturalmente. Gli esempi che devono essere fatti alle bambine fin da subito. Sapere che è possibile per una bambina piccola anche rendersi conto che è possibile diventare una ricercatrice, una scienziata, un medico, e che questo, diciamo, e che non deve essere, che può arrivare a qualsiasi grado, a qualsiasi livello, diciamo così, in quella che è la gerarchia, in quella che è l'universo anche delle scienze in particolare, oltre che delle professioni. Naturalmente tutti questi sono bei discorsi, poi nella vita quotidiana devono avere un corrispettivo nel comportamento concreto. Quanto riguarda il GSSI, la componente femminile sta aumentando, sta aumentando anche e soprattutto nei piani alti, come si dice, no? C'è questo famoso tetto di cristallo, per cui alla fine proprio
certi compiti che pesano di più tradizionalmente sulle donne impediscono poi di sfondarlo, questo tetto di cristallo. È per questo che la componente maschile è fondamentale che si renda conto, diciamo, che deve assolutamente cambiarla questo tipo di mentalità. Con l'auspicio che naturalmente questo possa avvenire, e con, devo dire, una certa anche consapevolezza che sta per fortuna avvenendo, lascio il resto del lavoro di questo bellissimo evento e vi ringrazio. Grazie professore. Per continuare con appunto questa introduzione e saluti istituzionali, chiamerei ora la professoressa Francesca Caroccia, che è il delegato dell'Università dell'Aquila per le pari opportunità. L'evento è stato promosso appunto dai CUG, dei Comitati Unici di Garanzia, del GSSI e dell'Università degli Studi dell'Aquila, e qui appunto a darci un saluto la professoressa. In questa attesa vi comunico che abbiamo raggiunto i 2.500 studenti e studentesse connesse, quindi diciamo qui c'è una piccola rappresentanza che ringraziamo, ma siamo di più. Prego. Buongiorno a tutti, se parlo così dritta si sente lo stesso, no? Inizio innanzitutto con delle scuse da parte mi faccio portatrice delle scuse del rettore, perché non abbiamo ancora ringraziato Denise Boncioli, che insieme a Carmelo Evoli sono stati insomma i due organizzatori, coloro a cui dobbiamo, poi sicuramente sono stati aiutati, però insomma loro hanno avuto l'idea e sono stati i promotori di questa giornata, di questa iniziativa. Quindi grazie a Denise e a Carmelo. Non la vedo, ma insomma gliela riporterete il ringraziamento e le scuse per non averla ancora citata. Perché siamo un grazie anche, visto che siamo in tema di ringraziamenti, insomma, a tutti i professori e le professoresse che hanno, e a tutti gli studenti e le studentesse che hanno scelto di partecipare oggi. Ci fa veramente molto piacere che l'evento sia stato accolto con questo grande interesse. E poi pongo una domanda, nel senso che i numeri li abbiamo sentiti, ora è inutile annoiare ancora con le statistiche che sono tragiche, diciamocelo, insomma i numeri sono abbastanza drammatici quando si parla di ragazze nella scienza, quando si parla di ragazze che fanno carriera, quando si parla di ragazze nelle tecnologie digitali. Quindi non vi darò altre statistiche, però mi chiedo e vi chiedo, ma perché questo è un problema? Cioè, una domanda che potremmo farci è semplicemente, ma perché è un problema che una ragazza non si occupi di scienza? In fin dei conti potrebbe essere più interessata ad altro, insomma. Le risposte a questa domanda in realtà sono due, e io vi dico subito che preferisco la seconda. La prima risposta è una risposta molto razionale ed è la risposta sulla base della quale in realtà sono iniziate tutta una serie di azioni anche a livello politico-istituzionale per migliorare la situazione. C'è un allarme lanciato da questa parte del mondo, dall'Unione Europea, per cui mancano le competenze digitali per il futuro. Cioè ci sarà in futuro una trasformazione del mercato del lavoro profonda, tutte le competenze manuali e le competenze di base verranno tutte o quasi sostanzialmente sostituite dalle macchine, e quindi ci si salverà sul mondo del lavoro soltanto se si avranno competenze digitali e particolari skills emozionali e sociali. È quello che ci salverà. Se le ragazze quindi non iniziano a occuparsi di scienza e in particolare di digitale, rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro non tra 100 anni, tra 20 anni. C'è un gap che va colmato, e questo è un problema che riguarda non soltanto le ragazze che verranno escluse dal mercato del lavoro, ma che riguarda tutti, perché l'allarme lanciato dall'Unione Europea è proprio questo, cioè si perde in termini di PIL complessivo, perché si creano dei posti di lavoro che non verranno colmati, verranno bruciati letteralmente.
Questa quindi è la prima risposta che ci diamo, cioè le ragazze devono occuparsi di scienza perché serve per entrare nel mercato del lavoro e produrre ricchezza. Però questa, consentitemi, è una risposta un po' triste, eh? Non è una risposta che mi piace dare a ragazzi che devono progettare il loro futuro. E allora c'è un'altra risposta. Bisogna combattere le disuguaglianze di genere perché soltanto in questo modo i ragazzi e le ragazze possono scegliere in libertà. Soltanto questo garantisce la libertà. La disuguaglianza, lo sapete, è frutto di stereotipi antichi, ripetuti, che condizionano le nostre scelte di vita, e questo, guardate, che non riguarda soltanto le ragazze. Noi oggi parliamo di ragazze che non si iscrivono nelle facoltà scientifiche, ma c'è un problema altrettanto grave di ragazzi che non si iscrivono nelle facoltà a sfondo, diciamo, pedagogico o che prevedono lavori di cura. In entrambi i casi noi abbiamo degli stereotipi da superare per garantirvi una scelta libera in futuro. E questo è quello che vi auguriamo, e questo è il ruolo dell'università, secondo noi, quello di garantirvi di essere liberi nel progettare il vostro futuro. E questo è il senso della giornata di oggi, credo. Grazie. Grazie. Adesso ecco, chiamerei Elisabetta Baracchini, che è professoressa ordinaria del Gran Sasso Science Institute ed è presidentessa del CUG, quindi il Comitato di, Unico di Garanzia del GSSI. Prego. Grazie. Allora, ovviamente venendo dopo i miei rettori e la mia collega, è difficile non ripetersi perché hanno detto cose che ovviamente condivido fermamente e in cui credo. Io ringrazio assolutamente tutti i ragazzi presenti, sia di persona che online, perché davvero questa giornata è dedicata a loro, perché noi crediamo che si debba intervenire fin da giovani per cercare di cambiare la mentalità, perché come dicevano anche i miei colleghi, al di là dei fattori, diciamo, formali o legali, ormai il problema è la mentalità e noi dobbiamo agire sul cambiare la mentalità dei giovani. Non solo nel rispetto della scienza, come diceva la mia collega, dobbiamo convincere i giovani che come una ragazza può fare la scienziata, che un ragazzo stia a casa e faccia il casalingo. Queste due scelte hanno assolutamente la stessa dignità e la stessa importanza verso la società, perché entrambe contribuiscono allo sviluppo della società, e quindi bisogna veramente iniziare a destrutturare queste visioni di genere che sono imposte dalla società, perché per la società è molto più facile metterci, incasellarci, no, in delle caselle, perché in questo, in qualche modo, ci tolgono la libertà di essere ognuno diverso. Il bello è proprio questo, è il fatto di essere ognuno diverso che ci rende davvero tutti uguali, ed è su questo che dobbiamo puntare e che dobbiamo credere. Quindi speriamo davvero che raccontarvi queste esperienze diverse di donne, ma anche di uomini, perché non lo vedete, ma ovviamente c'è ospite anche un uomo che ci racconterà, un filosofo femminista che ci racconterà delle questioni di genere e di come le questioni di genere siano un problema anche e soprattutto degli uomini. E quindi speriamo davvero che queste esperienze e questi racconti vi mostrino ancora di più ognuno può essere quello che vuole nella vita. L'importanza è impegnarsi, perché ovviamente niente è gratis, ma se uno si impegna si può davvero raggiungere qualunque obiettivo, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, degli occhi o dei capelli, perché assolutamente sono queste cose hanno lo stesso valore. Quindi vi ringrazio ancora e non ho altro aggiungere. Grazie mille alle speaker e spero che troverete questo evento interessante. Noi abbiamo lavorato tanto per renderlo così e siamo molto felici che siate qui. Grazie mille. Grazie. E per chiudere questo momento, appunto, di saluti istituzionali, il professor Francesco Gianzanti, che è il delegato dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'orientamento, che ringraziamo per aver coinvolto le scuole non solo del territorio, ma di tutta Italia, e per aver inserito questa iniziativa nel piano lauree scientifiche. Prego, professore. Buongiorno a tutti. È un enorme piacere rivedere delle scolaresche in Aula Magna nel nostro Ateneo, che mancano da troppo tempo. Questo è un primo messaggio che mi sento di dare, che ovviamente è molto ovviamente incoraggiante per il prossimo futuro. Magari, ma qualcuno di voi si sta chiedendo come mai l'orientamento è stato coinvolto e che cosa può avere a che fare l'orientamento con una giornata del genere. Beh, è fortemente incardinato in questa iniziativa.
Da non trascurare il piano lauree scientifiche che in alcuni casi, in alcuni piani lauree scientifiche prevedono proprio una particolare attenzione al riequilibrio di genere. Quindi è proprio all'attenzione di questi piani lauree scientifiche che è dedicata l'azione verso le scuole. Quindi questo evento si colloca perfettamente nella missione di orientamento nei confronti dei ragazzi delle scuole superiori e delle ragazze delle scuole superiori. Orientamento, ovviamente, nell'orientamento sono incluse tantissime attività, però a mio modesto parere l'orientamento deve servire non tanto a promuovere l'Università dell'Aquila piuttosto che altri Atenei. A mio modesto parere ha la missione fondamentale nel fornire strumenti utili affinché i ragazzi scelgano consapevolmente il loro futuro. E all'interno di questo strumentario, se mi permettete, l'evento di oggi si colloca perfettamente, perché l'esempio di queste ricercatrici, delle nostre speaker, come ricercatrici che con dedizione, passione e tenacia hanno raggiunto delle vette di eccellenza nell'ambito del scientifico internazionale, può servire come esempio alle nostre studentesse e ai nostri studenti per capire che con questa determinazione è possibile raggiungere qualunque tipo di scopo. Un'altra cosa importante che mi permetto di sollecitare è che l'iscrizione all'università è importante e soprattutto non deve essere tralasciata, soprattutto in periodi come questo, perché il conseguimento di un titolo di studio universitario mette al riparo dagli eventi che purtroppo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 2 anni. La sicurezza dell'occupazione con un titolo di studio superiore è sicuramente un salvagente notevole rispetto ad altri che non hanno questa possibilità. E in particolar modo, un messaggio che rivolgo alle ragazze è in qualche modo togliersi quelle sovrastrutture che vedono alcuni corsi di studio magari ad appannaggio soltanto dei ragazzi. Non è così, perché la determinazione e la passione fanno superare qualunque tipo di ostacolo e qualunque tipo di remora. Quindi parlo di corsi di studio che sono classicamente frequentati più da ragazzi che da ragazze, ma questo non vuol dire assolutamente nulla, perché le ragazze hanno, secondo me, in alcuni casi, spero sempre più limitati, qualche remora nell'iscriversi in corsi di studio in cui magari si sentono, non eccessivamente, non portate, ma che si pensa che possano essere ad appannaggio della componente maschile. Non è così. Vi consiglio di non considerare queste sovrastrutture e soprattutto di prendere l'evento di oggi come un evento che vi possa permettere di decidere ancora più consapevolmente, grazie all'esempio che le relatrici appunto di questa giornata vi porteranno. E vi ringrazio ancora per la presenza, sia nella nostra aula che a distanza. Grazie. Grazie. Bene, ora entriamo nel vivo dei lavori della giornata e si è parlato appunto di esempi di donne che lavorano nella ricerca scientifica e che in qualche modo, interagendo con il pubblico, con la società, diffondono dei buoni esempi di coinvolgimento. Chiamo quindi la dottoressa Giuliana Galati, che è una fisica delle particelle, divulgatrice scientifica e membro del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni delle Pseudoscienze, quello fondato da Piero Angela, per intenderci. È presentatrice di Superquark su RaiPlay, ideatrice e conduttrice del podcast Scientificast. Prego. Con lei proveremo a rispondere alla domanda: la scienza è anche donna? Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Io sono sempre un po' emozionata e in soggezione quando mi trovo a parlare di donne nella scienza, perché mi sembra di dover dare un po' l'opinione di tutte le donne. Questo ovviamente non è possibile, quindi quello che vi dirò oggi, ci sono una parte ovviamente di dati e una parte che è strettamente personale sulla mia esperienza come donna scienziata. E vorrei partire in realtà un po' dal passato. Avete idea di chi possa essere questa scienziata nella foto? L'ho scelta perché, al contrario di altre scienziate, tipo Maria Curie, non è una scienziata particolarmente conosciuta. E dirò di più, questa donna è stata una pioniera nel campo di fisica in cui lavoro io. Si chiamava Marietta Blau, è una donna ebrea che ha fatto scienza nel tempo della Seconda Guerra Mondiale ed è stata una delle persone chiave nello sviluppo delle emulsioni nucleari. C'è un rivelatore di particelle che è simile a delle lastre fotografiche,
che all'inizio ha permesso di scoprire tantissimo su queste particelle invisibili di cui comunque è fatta la nostra Terra. Perché ho scelto lei? Perché io per 10 anni ho studiato e usato questo rivelatore senza avere la più pallida idea della sua esistenza. Poi un giorno, qualche mese fa, stavo scrivendo un articolo divulgativo proprio sull'uso di queste emulsioni fotografiche, che sono queste lastre fotografiche dove vedete queste strisce che ci fanno capire il passaggio delle particelle, e dei colleghi mi hanno detto: ma come, non hai citato Marietta Blau? Marietta chi? Marietta Blau. Ho cercato su internet, ho trovato qualche articolo e ho scoperto che effettivamente senza di lei probabilmente la storia della fisica che io avevo sempre raccontato nelle conferenze, negli articoli, nella tesi e così via, non sarebbe stata come quella che conosciamo. Ora, Marietta ha avuto una vita molto travagliata, ora non voglio entrare nel dettaglio, però poi se vi interessa cercatela su internet perché è molto interessante. Lei ha avuto la sfortuna di essere non solo donna ma anche ebrea, in un periodo in cui la combinazione delle due era proprio complicata da gestire, e per molto tempo della sua vita come scienziata lei ha lavorato gratis, che già lavorare gratis a me sembra un controsenso, però erano altri tempi. E la cosa appunto stranissima per me è che nonostante lei conoscesse Einstein, Schrödinger, personaggi così grandi che l'hanno proposta per il premio Nobel, lei non sia stata mai citata neanche quando un uomo ha preso il premio Nobel esattamente sulle stesse cose su cui lei aveva lavorato e grazie anche al suo lavoro. Ovviamente, come dicevo, erano altri tempi e questa è una foto emblematica di quel periodo in cui si vedono gli scienziati che si riunivano in un congresso molto importante, quello di Solvay, siamo nel 1927. Come vedete sono tutti uomini tranne una donna, Marie Curie, che la vedete, se questa cosa funzionasse, qui. Com'è cambiata la fisica nel frattempo? Beh, è cambiata la società nel frattempo. Qui c'è una vignetta con Zio Paperone che dice che oggi non c'è più differenza fra donne e uomini, fra maschi e femmine. E infatti io ho ripreso questa foto per mostrarvi come le cose sono cambiate. E qui siamo nel 2017, quando in un altro congresso di fisica si è voluto riproporre la stessa foto a generi al contrario, quindi qui abbiamo un unico uomo e tante donne. E questa è un'immagine che ci dà molta speranza, però in realtà le cose non sono così rose come sembra a prima vista. Come vi dicevo prima, io vi porto anche la mia esperienza, e la mia esperienza non è stata assolutamente quella di un caso unico, una ragazza tra poche ragazze in mezzo a tantissimi maschi. Queste sono alcune foto che ho ripescato del mio passato, questi sono gli anni dell'università, vi assicuro che non ho fatto quello che si chiama cherry picking, cioè di prendere solo le foto in cui era passata qualche amica a salutare, no, questi sono veramente tutti i miei colleghi con cui ho fatto gli anni dell'università. Al centro c'è una foto della mia laurea triennale con il gruppo di ricerca in cui ho studiato, dove, caso abbastanza raro, addirittura all'epoca c'era una professoressa donna ordinaria che guidava il gruppo. Però insomma, a me non sembra esserci questa grande disparità. Si va avanti con gli anni e in realtà sembra ancora tutto a posto. Questa è una foto che abbiamo scattato proprio l'11 febbraio del 2019. Siamo al GSI, un centro di ricerca in Germania dove c'è un acceleratore di particelle. È notte, stiamo aspettando di iniziare una presa dati. Ci siamo io e le mie colleghe di Napoli dove ho fatto il dottorato. Questo era il gruppo che era presente in quell'occasione. Come vedete c'è assoluta parità di genere, non ci sono tutti maschi e poche donne. Donne che non sono lì solo a scrivere sul quadernino, sono lì a montare il rivelatore, ad arrampicarsi in mezzo ai cavi. E queste sono foto più recenti ancora, dell'anno scorso, cioè dicembre più o meno,
in cui sono invece al CERN di Ginevra. Stiamo anche lì facendo dei test, come vedete ci sono ragazze. Ci sono ragazze di tutti i paesi, ci sono ragazze indiane, ci sono ragazze egiziane, questa qui non si vede bene, è una professoressa russa che coordinava le attività di tutti i gruppi di ricerca che stavano prendendo dati in quel momento. Insomma, dov'è questa differenza di genere? Perché diciamo che non ci sono donne nella scienza, se nella mia esperienza è pieno di donne? Il problema è che ci sono ancora tantissimi stereotipi. Ora, qui ovviamente metto in modo ironico il fatto che quella stessa storia di Zio Paperone in realtà continua dicendo che sì, è vero, ci sono tante donne, le donne adesso usano gli stessi camicioni degli uomini, si vestono come gli uomini, guidano l'auto come gli uomini, però fanno gli incidenti, perché donna al volante, si sa. E poi siedono nei ministeri, ma cosa fanno nei ministeri? Stanno lì a mettersi il rossetto, no? Ora, ovviamente questa è un'esagerazione, però questi stereotipi molto più sottili, molto più subdoli, rimangono ancora nelle nostre culture. È stato citato prima che adesso gli Atenei sono obbligati a fare un bilancio di genere. Ora, io ho preso l'esempio dell'Università di Napoli, semplicemente perché prima lavoravo lì, ma vi assicuro che i dati sono praticamente uguali, gli andamenti sono uguali in tutti gli Atenei al momento. Qui si vede quelle che sono le distribuzioni di genere all'interno di varie facoltà, tra maschi e femmine, e tra la triennale e la specialistica. E se noi prendiamo, per esempio, scienze naturali, matematica e statistica, vediamo che le donne in arancione sono ben il 63% nelle lauree triennali e il 68% nelle lauree magistrali. Quindi evidentemente alle ragazze le materie scientifiche piacciono e hanno il coraggio di sceglierle. Certo, non è magari così per tutte, le tecnologie dell'informazione invece sono una piccolissima parte, anche in ingegneria abbiamo meno donne, ci sono solo il 31%. Però, insomma, io non vedo una situazione così tanto tragica da dover supplicare le ragazze di iscriversi alle facoltà scientifiche. Vediamo anche qui, questa è la distribuzione di genere della popolazione laureata, quindi andiamo a vedere quante di quelle ragazze che hanno scelto la materia scientifica sono riuscite ad arrivare alla fine del loro percorso. E anche qui, laurea specialistica 56%, magistrale 61%. Ciclo unico 60%. Ancora possiamo dire che le ragazze ci sono. Qua andiamo al gradino successivo, quindi al dottorato. Quanti continuano a lavorare in ambito accademico? Prendiamo sempre per esempio scienze naturali, matematica e statistica e ancora abbiamo un 54% di ragazze. Quindi anche là, ingegneria 45%. Più o meno ci siamo. Dove arrivano allora i problemi? I problemi arrivano dopo, quando si inizia la carriera. Qui c'è un po' quello che è l'andamento attuale della carriera all'interno dell'università. Dopo il dottorato ci sono alcuni anni in cui uno prende degli assegni di ricerca, sono dei contratti di 1-2 anni in cui si continua a crescere, si continua a fare ricerca, sempre in modo precario. Dopodiché c'è il contratto come ricercatore a tempo determinato di tipo A. È un contratto di 3 anni in cui non c'è certezza del futuro, però comunque ci si inizia a instradare verso una carriera universitaria. Dopo di questo, ogni step ovviamente prevede dei concorsi e così via, dopo di questo c'è il ricercatore a tempo determinato di tipo B che adesso, dopo 3 anni in genere, si può trasformare in contratto da ricercatore a tempo indeterminato. E quindi dopo si diventa professore associato se si ha un'abilitazione scientifica, dopo si può diventare professore ordinario. Questo più o meno è la scaletta, diciamo, di passi da compiere. Ovviamente ognuno di questi gradini non è assicurato dal gradino precedente, quindi ogni step bisogna fare un nuovo confronto con il resto della comunità, un nuovo concorso e così via. E qui, all'interno dei due omini, vediamo quante persone riescono a raggiungere ciascun gradino nei due sessi.
E quello che si nota è che l'ultimo gradino, quello del professore ordinario, abbiamo il 28% nel caso della popolazione maschile, cioè il 28% dei maschi riesce ad arrivare al vertice della carriera, solamente il quasi 13% delle donne riesce ad arrivare allo stesso punto. Questo si riflette ovviamente in tutti gli step precedenti. Se così non è forse tanto evidente, vi faccio vedere quello che è il grafico più emblematico della situazione. Qui vediamo tutti i gradini per i maschi e per le femmine. Quindi abbiamo l'inizio della componente studentesca, i laureati, i dottorandi, tutti quei grafici che vi ho fatto vedere prima, no? Arriviamo ai dottori e dottoresse di ricerca, quindi chi ha finito il dottorato. Dopo inizia il mondo del lavoro vero e proprio. E cosa succede? Che se prima le donne erano più degli uomini, improvvisamente le donne iniziano a calare, iniziano a scomparire dal mondo accademico. E questo punto qui in realtà è una situazione un po' particolare, perché dipende da contratti che ora non si fanno più, quindi diciamo non fateci troppo caso al fatto che c'è una salita. Quello che si vede è che man mano la differenza tra i maschi e le femmine aumenta nel verso opposto dalla situazione di partenza. Questo è quello che viene chiamato un grafico a forbice. Cioè si inizia in una situazione in cui le donne erano di più e poi per qualche motivo le donne scompaiono. E questa situazione è la stessa ovunque. Questi sono invece dati dell'UNESCO, quindi qui abbiamo la situazione in più di 200 paesi e quello che vediamo è la stessa forma del grafico. Addirittura qui il divario inizia già al dottorato, quindi in molti paesi evidentemente la situazione è ancora peggiore rispetto a quella nostra. Per farvi capire la situazione, facciamo un esempio che non c'entra nulla con la scienza, perché in realtà questa situazione non è tipica del mondo scientifico, ma è un po' diciamo ovunque. Vabbè, immagino che la maggior parte di voi abbia seguito Sanremo e sappia chi era il direttore artistico di quest'anno. Amadeus, ok. Allora, andiamo a vedere com'è la differenza tra uomini e donne in conduzione, co-conduzione e direzione artistica di Sanremo nei 72 anni del festival. Allora, questo primo grafico ci mostra il numero di donne e il numero di uomini che hanno ricoperto uno di questi ruoli. Quello che vediamo è che le donne sono più degli uomini. Buono, ottimo, dirà qualcuno. Possiamo anche, così per esercizio, vedere quanti di questi sono stati riconfermati nell'edizione successiva. Lo vediamo nel secondo grafico. E una palla più grande vuol dire che una stessa persona è stata confermata più volte. Quindi probabilmente Amadeus qui in mezzo avrà un certo cerchio. Le donne invece raramente vengono riconfermate. Cioè sono tutte persone che passano... Le vallette. Andiamo a vedere esattamente quali compiti hanno ricoperto tutti quei puntini di prima. Conduzione artistica, una donna in 72 anni. Aggiungo che quella donna non era sola, non me lo ricordo, non era sola, era accompagnata da due uomini che dividevano con lei questo arduo compito. Conduttore, abbiamo qui meno di una decina di puntini. Co-conduttrici, tutte. I co-conduttori uomini sono pochissimi. I conduttori uomini sono ovviamente la maggior parte. Direzione artistica, solo loro. Perché? Non lo sappiamo. Vediamo invece un altro esempio. Prima abbiamo parlato di arrivare al vertice della carriera. Vediamo anche com'è la distribuzione all'interno dei premi Nobel. Il massimo riconoscimento probabilmente nell'ambito, tanti ambiti, ma anche quello delle scienze. Iniziamo dal 1900 e abbiamo, questi sono tutti i step più o meno di 25 anni. 4 donne in 25 anni, poi 8, poi 3, poi 15. Arriviamo dal 2001 a oggi solo 29. Ora vi direte, vabbè, ma in totale quanti erano? Ora, in totale sono 56 donne su
975 premi Nobel. Il che non stupisce, visto che abbiamo iniziato dal racconto di una donna che avrebbe meritato il premio Nobel e non l'ha avuto. Come vi dicevo, comunque le donne ci sono nella scienza. Perché non arrivano, per esempio, al premio Nobel, non arrivano ai vertici della carriera? Perché spesso sono invisibili. Cosa intendo per invisibili? Ora, voi avete visto tantissime ragazze nelle mie foto, eccetera, eccetera. Però questo è un esempio di una locandina, di un evento. Ora, io non voglio... Ho preso un evento perché dovevo prenderne uno per mettere un qualcosa di vero nella slide. Però non è che ce l'ho con questo singolo evento, perché questo è solo uno dei tantissimi, uno della maggior parte degli eventi in cui, se andate a guardare i nomi, sono esclusivamente nomi maschili. In realtà ce n'è una di donna, ma è solo qui, è un assessore nelle conclusioni. Tutto il resto sono uomini. Eppure non è che non ci sono donne che lavorino negli stessi ambiti, è che questo riflette la situazione che abbiamo descritto precedentemente. Cioè che se ai vertici della carriera arrivano solamente gli uomini e noi continuiamo a rappresentare solo i vertici della carriera, scegliamo solo uomini nelle conferenze, continuiamo a dare l'aspetto di una scienza fatta solo da uomini. E questo ovviamente ha delle ripercussioni su tutto quello che anche chi lavora all'interno della scienza vede, perché io che sono ancora all'inizio della mia carriera e non so se arriverò un domani, guardo quello che è lo specchio, il quadro della scienza e dico, ecco, lì ci sono solo uomini. Io lì non vedo nessun esempio a cui mirare. È difficile vederlo. Come si risolve questo? Si risolve sforzandosi il doppio di trovare qualche donna che lavori negli stessi ambiti, che sia altrettanto competente delle persone invitate, e vi assicuro che non è uno sforzo facile, lo so per esperienza diretta, perché spesso mi trovo anch'io a dover invitare persone e a volte è difficile, ci vuole il doppio del tempo, ma le persone ci sono, quindi dobbiamo dare risalto anche allora alle donne, in modo da mostrare che in realtà la scienza è fatta da ambo i generi. Il fatto che le donne siano spesso invisibili, dimenticate, lo si riscontra molto anche nel linguaggio che usiamo. Questo è un post scritto dalla mia migliore amica, lei è una dottoressa, e racconta in ospedale: scusi signora, mi sa dire dove si trova questo posto? Quel signore che fa male, tanto male. Sì, certo, si trova lì. Comunque, dottoressa. Ah, scusi, non lo sapevo. Outfit della sottoscritta. Tutina blu, zoccoletti ai piedi, camicia bianca con cartellino, fonendoscopio al collo. Però è una donna. Una donna è una signora. Una donna è... Ah, forse è l'infermiera, non lo so. Difficilmente la donna è... la responsabile del reparto, la dottoressa di riferimento. E questo vi assicuro, succede spessissimo, succede anche a me, in concorsi mi è stato, i commissari si sono riferiti a me dicendo prego signorina, mentre al collega maschio prego dottore. Quando ho avuto un nuovo ufficio adesso all'università di Bari mi è stato detto ah, lei è la signora Galati o forse signorina, facciamo dottoressa. Non è solo una signora o dottoressa, in realtà spesso in questi ambiti non riusciamo neanche a definirci al femminile, come se i termini non esistessero. Guardate qui, questo tra l'altro è un articolo che ho preso da internet che parlava proprio delle disparità di genere. Lida Vignagnoni, professore, ma è una donna, esiste il termine professoressa? A scuola voi chiamate professoressa le insegnanti donne? Professore. Cristina Messa, professore ordinario. Vice direttore, eppure direttrice è un termine che siamo abituati a sentire. Rettore, è stata nominata rettore della Bicocca. Quindi anche le donne che arrivano ai vertici della carriera spariscono, usano il maschile. Perché? Perché è come se noi pensassimo che essere arrivati a quel punto è un qualcosa che spetta solo agli uomini, e se noi siamo all'altezza dobbiamo essere
come loro, dobbiamo chiamarci come loro. Eppure la cosa che a me fa ridere è che nello stesso articolo, pochissimi righi dopo, si usa il termine rettrice. Quindi lo sapete che c'è un femminile, perché usare il maschile? E perché usare il maschile solo in quelle professioni che un tempo erano esclusivo appannaggio degli uomini? Perché a scuola il professore e la professoressa vengono distinti in professore e professoressa e all'università le donne continuano a farsi chiamare professore ordinario, professore associato? Qual è la donna che fa biologia? Come si chiama? Biologa. Questa è una chat mia. Dovevamo decidere quale sottopancia, quale etichetta mettere in relazione a una donna che aveva parlato durante un servizio. Le chiedo, cosa vuoi che mettiamo al tuo? Ciao Giuliana, biologo molecolare. O se non c'entra, solo biologo. E dico, posso mettere al femminile? La risposta è, se mettete al femminile per tutte, va bene, mi adeguo. Ma ti dirò che non mi fa impazzire. Non ho mai sposato questa battaglia specifica, mentre di altre battaglie femminili sono una strenua attivista. Questo che cosa significa? Che anche le donne in realtà sono le prime a volte a quasi boicottare se stesse, a nascondere il proprio essere donne, quasi convinte che ammettere di essere donne possa sminuire il valore del livello a cui sono arrivate, del loro ruolo. Eppure donna non è in teoria un insulto. Se volete approfondire questo argomento, su cui non mi dilungo, però vi assicuro che di femminili esistono per tutte le professioni, ci sono due articoli, oppure potete cercare Vera Gheno, che è una sociolinguista che si è occupata molto di questo tema, ma in realtà è solo un esempio tra tanti, e che parla proprio sia di come vanno coniugati i femminili, sia di quali sono le ricadute nell'ambito culturale e professionale. Qui vi faccio un altro esempio, Samantha Cristoforetti. Aveva scritto da qualche parte ingegnera e qualcuno le ha detto ma ingegnera suona così male, allora io che sono un ingegnero? No, dice lei, qualche anno fa una persona si presentò come assessora e io, come lei disse, dissi suona proprio male. Lei gentilmente mi rispose, e cassiera suona male? E infermiera? Cameriera? Da quel giorno dico ingegnera e nel frattempo a me suona normale come infermiera. E penso che anche voi forse avrete visto come ci si scandalizzava all'inizio quando qualcuno ha detto voglio essere chiamata sindaca, ministra. E adesso è passato neanche qualche anno, ci suonano già normalissimi. E anche qua c'è tanta ignoranza, mille risposte in cui la gente poi risponde ma allora astronauta è femminile e maschile è astronauto? Uno vorrebbe rispondere, allora Nicola, Luca sono femminili perché finiscono con la? Ma andiamo a vedere anche sul dizionario, giusto per sottolineare l'importanza delle parole. Se noi vediamo cosa c'è scritto sul dizionario di sinonimi e contrari alla voce donna, femmina, gentil sesso, bel sesso, sesso debole, due, moglie, sposa, coniuge, consorte, convivente, concubina, amante, compagna, fidanzata, innamorata. Ok. Cosa c'è scritto per gli uomini? Essere umano, persona, individuo, che bello. Due, maschio, sesso forte, adulto, addetto operaio tecnico, arriviamo al 5 con popolare per dire marito, coniuge, consorte, compagno, partner e fidanzato. Ma la cosa che a me fa più ridere è quando arriviamo all'uso, perché nelle donne abbiamo donna di malaffare e donna di strada. Due punti, prostituta. Negli uomini abbiamo uomo della strada, cittadino comune, ma anche uomo di scienza. Perché non c'è donna di scienza? Andiamo a un altro punto chiave di quando si parla di uomini e donne, spesso anche nella stampa. Molto spesso avrete visto che quando si parla delle donne, una delle prime cose che viene messa in risalto è se è madre. Come se una donna dovesse anche giustificare di essere madre. Per gli uomini ovviamente non si sa mai niente dei loro figli. Qui c'è un esempio. Nadia Pastrone, sposata con due figli. Ora, qui ognuno può avere la sua opinione. La mia opinione è che non vada nascosto se una donna è madre. Perché? Perché può essere di esempio per tutte le altre donne che pensano
che essere madri e avere una carriera, arrivare ai vertici, fare ricerca scientifica e così via, non siano due strade coniugabili. Invece no, ben vengano gli esempi, ben venga sapere che Samantha Cristoforetti è madre e astronauta e che continua a fare l'astronauta anche essendo madre. Cosa bisognerebbe però per riportare un po' di uguaglianza? Forse bisognerebbe dirlo anche per gli uomini, invece che non dirlo per le donne. E quindi qua ho messo un esempio, presi dallo stesso sito, il sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove anche di un uomo viene detto subito sposato, padre di due bambine. E basta con gli stereotipi che solo le donne debbano occuparsi dei figli, perché non è solo dirlo, ma è anche poi all'atto pratico aiutare nella gestione dei figli quando ci sono, in modo che entrambe le persone, entrambi i genitori possano ugualmente dedicarsi alla carriera. E qui vediamo che ancora stiamo parlando di Fedez, che siccome ha dato la pappa e ha fatto due coccole alla sua bambina, viene definito mammo. No, c'è un termine che è padre. E anche i padri danno da mangiare ai propri figli e li coccolano. Sempre a proposito di parole, questa è la copertina di Grazia, una rivista femminile uscita qualche mese fa. Si parla di scienza, si parla del fatto che le ragazze debbano fare scienza. Come se ne parla? Dicendo che STEM, cioè le discipline scientifiche, devono essere sexy. Anzi, sono sexy. Ragazzi, iscrivetevi che sono sexy anche le materie scientifiche, perché siete libere, libere di essere matematiche, ingegnere e astronaute. Non lo so, il vostro protettore vi ha detto che siete libere. Meno male, perché se non ce l'avessero detto loro, noi eravamo ancora incatenate ai fornelli. Bisogna essere sexy anche se siete scienziate. Queste sono due foto prese da un sito internet di un centro di agroterapia oncologica, quindi ultime frontiere per la cura del cancro, dove pensano di aver superato gli stereotipi di genere mostrando una dottoressa col camice e un infermiere uomo. La dottoressa, guardate che tacchi a spillo. Cioè, non è una foto, sono vari esempi che ho trovato su internet. Ma vi pare che uno possa lavorare con i tacchi a spillo e andare in una sala di trattamento di idroterapia con i tacchi a spillo? Va bene. Perlomeno possiamo dire che è proprio vero il detto che le ragazze possono fare tutto quello che fanno gli uomini, anzi, lo sanno fare sui tacchi. Allora, come risolvere questa situazione? Quali possono essere delle idee? C'è tanto da fare. Un primo punto è quello di cambiare le percezioni, le abitudini, le norme sociali, gli stereotipi sulle donne della scienza. È vero, non le dobbiamo rappresentare con il tacco a spillo, però neanche come Amy di The Big Bang Theory, come delle sempre sfigate che non hanno una vita sociale, non riescono ad avere rapporti normali con gli altri, si vestono malissimo, eccetera. No, siamo persone normali. Norme sociali, ne abbiamo già parlato, uguale cura dei figli. Coinvolgere le bambine, le ragazze, fin dall'infanzia, anche nelle attività che prevedono giochi scientifici. Io ho fatto un po' una ricerca su internet, ora non voglio andare ai giochi vecchi, il piccolo chimico qui con questo ragazzino così per bene, però questi sono una serie di giochi, se voi cercate giochi sulla chimica, che hanno esclusivamente un bambino disegnato sulla confezione, perché i bambini maschi sono gli unici che possono essere interessati a fare questi miscugli con le sostanze chimiche, quelle cose che scoppiano, ah che carini. Cosa succede se cerchiamo giochi di chimica per bambine? Il laboratorio dei profumi, salone di bellezza, profumi e cosmesi, perché le bambine devono imparare a essere belle anche da piccole. Cioè, se ci pensate, sono similissimi a livello concettuale, però no, in un caso deve essere sempre rivolto alle bambine. Bellezza. Per fortuna qualche passo in questo senso si sta facendo. Questi sono giochi usciti negli ultimissimi anni, dove finalmente vediamo un maschietto e una femminuccia, entrambi interessati alla chimica, al microscopio e così via, sulle confezioni. Ultimo punto,
promuovere misure per la conciliazione del lavoro e della vita personale. È sempre il punto su cui parlavamo prima. Se la donna, oltre a fare ricerca, deve fare anche tutto il resto a casa, curare i figli, fare la spesa, eccetera, eccetera, ovviamente avrà molto meno tempo. E questo è un punto che nelle nostre materie si fa molto sentire, perché noi ricercatori amiamo tanto il nostro lavoro e non abbiamo orari. Rimaniamo spesso a lavorare fino a sera tardi, spesso la sera ricominciamo a lavorare dopo cena, perché ci piace tutto sommato. E ovviamente se un uomo non ha nessun altro impegno può farlo molto di più di una donna che invece deve seguire compiti, pulire, cucinare, eccetera, eccetera. Parità anche in questo. Parità di genere nel reclutamento e nella progressione delle carriere, equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli ordini decisionali. Cosa si intende per parità? Si intende che non è che semplicemente tutti devono avere devono poter presentare lo stesso numero di articoli o essere giudicati al di là del essere uomini o essere donne. Esistono delle differenze, esistono 9 mesi di pancione se una donna decide di avere un figlio che l'uomo non può avere allo stesso modo. Dobbiamo rendere le cose non uguali per tutti, ma eque per tutti, in modo che tutti abbiano le stesse opportunità. Per finire, volevo mostrarvi questa foto. È una foto che abbiamo scattato io, che sono questa qua, e una mia collega, fisica anche lei, sempre per un'iniziativa sulla parità di genere nella scienza. E quello che volevamo rappresentare è come donne e uomini facciano lo stesso lavoro, ma nel caso delle donne appesa a testa in giù, quindi con una difficoltà ulteriore. Ma per dare un messaggio di speranza e, sul futuro, dobbiamo ricordarci che in realtà noi uomini e donne, quindi umani, persone, siamo in realtà nati tutti come scienziati, perché fin da piccoli ci chiediamo perché brillano le stelle o perché sorge il sole. Grazie. Grazie Giuliana, veramente hai toccato dei punti. Tra l'altro recentissima è la polemica sull'Accademia della Crusca e l'utilizzo della SVA, polemica sollevata da notevoli e illustri intellettuali uomini, quindi anche sul linguaggio appunto c'è da approfondire. Se ci sono domande in sala... Coraggio. Online c'è qualcuno? Niente, allora grazie di nuovo. Prego. È stato un riso, ma un po' amaro. Ma. E, per proseguire con questo, diciamo, con questo tema, quindi sulla parità di genere e soprattutto i bias oppure le discriminazioni che avvengono nel linguaggio e nelle situazioni della vita quotidiana in ambito accademico o appunto nella vita quotidiana in società, io chiamerei Lorenzo Gasparrini, nostro ospite, dottore di ricerca in filosofia estetica, che è un formatore femminista, uno dei portavoce appunto dell'antisessismo, e che appunto ci farà un po' il punto sulle discriminazioni storiche, consolidate o attuali. Prego. Buongiorno. Dunque, che cos'è la giornata di oggi? Lo sappiamo, già siamo qui apposta. È la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. E come sicuramente non sarà sfuggito alla vostra attenzione, io non sono né una donna né una ragazza. E che cosa faccio di lavoro, come stavo detto? Faccio il formatore sulle questioni di genere. Soprattutto spiego agli uomini perché sono importanti anche per loro le questioni di genere. C'è bisogno di una formazione apposta per gli uomini? Sì. Non perché ci abbiano qualche cosa di meno o, anche se può sembrare, abbiano delle difficoltà a concettualizzare alcuni argomenti, ma perché in quanto genere maschile a loro le questioni di genere arrivano culturalmente in un altro modo. Quindi c'è bisogno di spiegare perché
anche per loro è, uso questo termine che non mi piace, ma cerchiamo di capirci, vantaggioso occuparsi delle questioni di genere. Siamo qui oggi a parlare di un problema che colpisce sicuramente di più le donne e le ragazze. La dottoressa ci ha spiegato molto bene. Ma questo non vuol dire che nessuno se ne debba anche occupare, e soprattutto non vuol dire che questo problema non colpisce la scienza nel suo complesso e tutti quelli che lavorano alla scienza, indipendentemente dal loro genere. Questo è un concetto estremamente complesso da spiegare e che va raccontato in una maniera giusta. Non si capisce perché un problema che arriva solo ad una parte però poi danneggia tutto il sistema. Innanzitutto è un problema che ancora socialmente noi raccontiamo piuttosto male. Per esempio, esiste una giornata come questa, ed è importante ricordarci una giornata come questa che dovremmo sforzarci di parlare di questo problema tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Perché se ci concentriamo a parlarne solo l'11 febbraio, che ne parliamo a fare? Detto molto, non serve questo. Questa giornata dovrebbe ricordare che questo problema è presente tutti i giorni e dovrebbe essere qualcosa di cui parliamo più facilmente tra noi, sempre, tutti i giorni. Perché questo problema c'è, funziona, è attivo tutti i giorni, in cui non solo le donne della scienza lavorano, ma anche gli uomini occupati nella scienza lavorano. E usiamo molto spesso una metafora piuttosto discutibile, diciamo, dobbiamo dare più spazio alle donne nella ricerca. A me questa idea fa sorgere un problema. Questa metafora dello spazio che va lasciato alle donne mi fa immaginare come una questione di sostituzione. Bisogna mettere le donne al posto degli uomini. Cioè, lo spazio è questo, ci sono più uomini che donne, mettiamo le donne al posto degli uomini. E quindi gli uomini devono andare via. Cioè, no, il posto è quello. No, non è questo il problema. Si tratta di allargare questo spazio. Si tratta di offrire più occasioni, più possibilità, detto in termini più spicci, più finanziamenti, più borse, più possibilità di partecipare a qualcosa che non è equamente distribuito. La dottoressa l'ha fatto vedere molto bene prima. Se in ingresso del percorso di ricerca e di lavoro nella scienza le cose sembrano andare bene, più avanti succede qualcosa di evidente e che non è spiegabile con una normale dispersione che ci può stare in un settore, in un ambito. Ma se ne parliamo ancora come una questione di occupazione di spazio, ci dobbiamo stare anche noi, dobbiamo essere di più e quindi qualcun altro se ne deve andare, alimentiamo una sorta di metafora bellica, di scontro tra due fazioni. Se ci sono io non ci puoi stare tu, che è un modo molto scorretto di parlare. Non si tratta di questo. Si tratta di aumentare le possibilità per chiunque. Perché aumentare le possibilità per chiunque ci farà capire dove sta effettivamente il problema e perché riguarda, come ha raccontato molto bene la dottoressa prima di me, un ambito culturale, non soltanto quello del settore scientifico. Perché una cosa che ha fatto molto spaventare me, che vengo da studi di filosofia, è scoprire che i numeri molto piccoli delle donne presenti nelle STEM hanno, come dire, sono al secondo posto, al primo posto ci sono le donne in filosofia. Cioè hanno numeri ancora minori e ancora più inquietanti nella diminuzione lungo la scala di potere, perché di questo stiamo parlando, che si ha nell'ambito accademico e della ricerca. Quindi potremmo fare una giornata su perché le due cose si somigliano, ma lasciamo stare. Rimaniamo invece all'argomento di oggi. È qualcosa di molto simile a quello che normalmente accade quando si discute di parità di diritti. Il problema non è l'esistenza dei diritti, perché per esempio il nostro paese i diritti paritari ce l'ha sanciti nella Costituzione, in 3 articoli addirittura. Quindi il problema non è che non esistono i diritti uguali e pari per uomini e donne. Il problema è l'esercizio di questi diritti. Il problema c'è che quando una donna comincia un certo percorso di studio, di ricerca, trova degli ostacoli che gli uomini non trovano. E questi ostacoli non sono, come dire, nel dettato dei regolamenti, nel testo delle leggi, definizione degli spazi e degli ambienti, sono in quello che poi succede quando materialmente loro vanno a studiare, vanno a fare ricerca, entrano in un laboratorio, si vestono in un certo modo. Gli episodi li abbiamo sentiti raccontare. È lì
che dobbiamo agire. Ecco perché deve diventare un discorso più quotidiano, perché accade in questo quotidiano che difficilmente i regolamenti, le leggi possono intercettare. Sarebbe assurdo mettere un regolamento che scrive, no? Quando vedete una donna col camice e lo stetoscopio dovete chiamarla dottoressa. Santo cielo. Però questo accade. Facciamo un regolamento apposta? Beh no, dovremmo immaginare di agire in un altro modo. È molto amaro raccontare questo, ma dati scientifici ce lo dicono. Noi siamo ancora un paese che racconta a molte bambine che certi lavori, certi studi, certe professioni non vanno bene per loro, perché insomma, bambina, ragazza, insomma, non dovrebbe fare certi lavori, certi mestieri, intraprendere certi percorsi di studio, e questo crea nell'immaginario delle persone, sia uomini che donne, idee profondamente sbagliate. Non solo in un uomo genera l'idea che una donna in quel posto sia qualcosa di strano, particolare, eccezionale, inadeguato, non normale, ma lo genera anche nella donna, nella ragazza che ha difficoltà a immaginarsi in quel posto perché si sente o deve sentirsi per forza di cose eccezionale, particolare, strana, non normale a stare lì, a fare quegli studi, a immaginarsi in quel posto. Questo è un danno culturale che dobbiamo intercettare molto prima che cominci la carriera di studio o di... Ed è un dato culturale che dobbiamo sforzarci di combattere tutti, chiunque, in ciascun proprio ambito. Perché quando ci raccontiamo che è un problema educativo, immaginiamo con questa parola che riguardi mamma e papà e la scuola. Sì, certo, ma sono solo due dei tanti agenti educativi in funzione della nostra cultura. Ci dimentichiamo i media, ci dimentichiamo la letteratura, il cinema, la televisione, che continuamente raccontano ai generi come la cultura li vuole immaginare, come li vuole rappresentare. E quando io mi vedo poco rappresentato e poco rappresentata, non immagino quella strada anche per me. Faccio un esempio e premetto, non sto criticando un genere letterario, vi porto un esempio. Da più di due secoli la letteratura occidentale è dominata da un particolare genere letterario, il cosiddetto romanzo di formazione, il romanzo nel quale si racconta la storia di un uomo che costruisce il proprio destino, il self-made man. Quando mi metto a contare quanti romanzi raccontano la storia di una self-made woman, raggiungiamo percentuali risibili. Se io non racconto nella società che quella storia è possibile, è difficile che verrà in mente a una donna che quella storia è possibile, che può essere artefice del proprio destino. Quella rimane un racconto disponibile solo per un genere e non per l'altro. È un danno che io faccio alla società. Con questo non me la prendo con gli scrittori, che sia chiaro, ma c'è evidentemente una scelta culturale che poi condiziona la storia che si costruisce di se stessi e di se stessi. Quando, per esempio, l'abbiamo visto, anche questo raccontato prima, quando io scopro che i miei modelli di scienziata, di ricercatrice, ci sono, e chi dica che ci sono, e sono eccellenti, fantastici, clamorosi, ma sono appunto eccellenti, clamorosi, eccezioni. Sì, lo so, pure io che c'è stata Marie Curie, Rita Ray Montalcini, Margherita Hack, Samantha Cristoforetti, sì, ma non posso non negare, non posso negare che sono poche, che sono eccezionali, ed è difficile immaginarsi paragonati a un modello così eccezionale. Molte ragazze, molte donne dicono, io non lo so se arrivo a quei livelli. Manca per questa situazione culturale, per le donne, un modello più medio. Attenzione, non mediocre, medio. L'idea che si può essere una ricercatrice, una scienziata che non vince il Nobel, che non sta tutto il giorno sui giornali, che fa una ricerca sensazionale per la quale viene premiata nel mondo, però fa il suo felice lavoro di ricercatrice per tutta la vita, tranquillamente, e nessuno gli verrà a dire qualche cosa. Questo modello medio
manca, ma è questo quello che poi influisce di più nel dettato culturale di una società. Perché è questo che ti rende possibile, vicina, la senti vicina a te, una strada nella tua vita. Quando io invece, ragazza, entro in una facoltà e sono in un'aula la sola, oppure siamo io, due, tre colleghe, in mezzo a 150 ragazzi che frequentano quel corso, questo è un problema che non c'entra con quanto io voglio studiare, quanto io sono brava, quanto sono dotata per quell'argomento. Questo è un problema ambientale che si somma a quelli di studio e di ricerca e che è pesante da superare. Perché è pesante andare tutti i giorni in un posto dove, diciamocelo apertamente, sei l'unica esemplare sessualmente avvicinabile da tutti gli altri 150. Non è facile. Noi dovremmo lavorare per eliminare questo tipo di condizionamento, che si ripresenta continuamente, in come una ricercatrice si veste. Non possiamo negare, perché i dati scientifici ci sono, che negli ambienti dove il lavoro di una ricercatrice viene valutato è ancora troppo pesante la questione dell'aspetto fisico, perché anche negli ambienti di scienza, di ricerca, che si vuole, che si pretende essere oggettivi, entrano le questioni estetiche, perché anche in quegli ambienti, come in tutti gli altri ambienti di lavoro aziendali dove faccio il mio lavoro di formazione, agiscono dei precisi stereotipi sul corpo delle donne. Se hai un corpo che la moda del momento, i dettami del momento ritengono bello, il tuo lavoro è giudicato meno perché si pensa che tu sei in una certa posizione o acquisisci certi meriti in virtù del tuo aspetto fisico e di come usi chissà come il tuo corpo. Se hai un corpo che è mediamente giudicato secondo i canoni del momento brutto, allora sei sicuramente anche una persona antipatica con la quale uno non vuole lavorare, che magari odia gli uomini, forse sei addirittura femminista, mamma mia, e quindi nessuno vuole avere a che fare con te, il tuo lavoro è messo da parte, screditato, valutato meno. Se hai un corpo che così così sparisci proprio, sei nell'invisibilità, non te nota proprio nessuno e hai molta più difficoltà a far valere quello che stai facendo. Questo accade. Cade davvero, ed è registrato quando in un'azienda metti degli strumenti atti a registrare questi fenomeni, perché ci sono, funzionano, si possono affrontare. Non è fantascienza, come si dice una volta. No, no, si possono fare questi lavori. Ed è importante rendersi conto che la presenza di questi stereotipi culturali in tutti gli ambienti di lavoro, anche in quelli di ricerca scientifica, purtroppo continuano ad alimentare la disparità. Cioè quella disparità iniziale del percorso continua ad alimentarsi attraverso questi strumenti. Per esempio attraverso il linguaggio, gli esempi li abbiamo visti. Non usare il giusto appellativo, non usare la giusta nominazione, fa scendere di potere il lavoro di una ricercatrice. Io lo so, non c'è bisogno che me lo dite, che la maggior parte di voi detesta Michela Murgia, lo so. È una cosa abituale, succede. Però non si può negare la validità di uno dei costanti lavori che fa, cioè quello ogni settimana di raccontare quanto male trattino i giornali e la stampa il lavoro delle donne. Che anche quando sono eccellenze scientifiche o raggiungono un grande traguardo scientifico, vengono sempre raccontate come la mamma, la moglie, la nonna, la zia, la parente. E poi sono Roberta, Giovanna, Maria, Santuzza, Maddalena, quello che vi pare, ma il cognome mai, Questo è un modo per gettare discredito sul lavoro di una donna. Sì, lo so che poi ci mettono la foto, che poi parlano, però il titolone conta, lo sappiamo, conta culturalmente molto di più dell'articolo, perché la stragrande maggioranza delle persone legge il titolone, qualcuna legge pure il sottotitolo, l'articolo lo leggono in pochi. Se io lì non ho il giusto impatto, se io lì non ho la giusta rappresentazione del lavoro di una ricercatrice, continua il lavoro di discredito, continua il lavoro discriminante. Sono anni che abbiamo dei dati anche sul fatto che tutta una serie di valutazioni nel lavoro, che noi immaginiamo essere oggettive, che immaginiamo essere al di sopra di certi pregiudizi, in realtà non lo sono affatto. Abbiamo degli studi che ci raccontano quanto sarebbe importante non sapere il sesso e il genere di chi presenta un certo lavoro, di chi presenta un certo elaborato, quanto sarebbe importante intercettare
quei fenomeni per cui, in parte ne ha già parlato la dottoressa, per cui a certi livelli gerarchici le donne non arrivano, ma sono le prime ad abbandonare certe posizioni quando la situazione va male. Il primo si chiama glass ceiling, soffitto di cristallo, il secondo si chiama sticky floor, pavimento scivoloso, qualcuno esce un po' troppo rapidamente da certe situazioni. Esattamente come esiste per le donne un eccesso di dispersione lungo il percorso. È normale che lungo un percorso di studio e di ricerca si perdano degli elementi. Per le donne continua a succedere in numeri troppo più grandi rispetto a quello che succede agli uomini. C'è una eccessiva facilità di dispersione. Il problema lo sappiamo, sono continuamente sottoposte ad una pressione che non riguarda il loro lavoro, le questioni familiari, i contratti di lavoro, l'essere pagate meno, cose che c'entrano e non c'entrano con il merito magari della ricerca e della disciplina, ma che poi influenzano la loro vita. Sono dati culturali con i quali dobbiamo fare i conti. E questo lavoro di raccontare questa situazione è un lavoro di divulgazione che andrebbe fatto molto di più anche da uomini. Perché se a raccontarla sono sempre le donne, di nuovo si alimenta questa impressione che è un problema loro. E vabbè, la occupano loro. Brave, sì, complimenti, applausi, poi fine lì. Mentre invece ancora non ci rendiamo conto di quanto impoverire un ambiente di ricerca e di studio, eliminando con stereotipi che non c'entrano nulla con lo studio e con la ricerca, impoverire l'ambiente eliminando un solo genere porta a un impoverimento a tutto quell'ambiente, perché poi ci si lamenta in altre situazioni, in altri momenti, che noi produciamo poco, pochi ricercatori, pochi ingegneri, pochi architetti, pochi... No, noi produciamo poche architette, poche ingegnere, poche ricercatrici, perché poi i numeri dicono questo. E allora il problema sta lì. Perché un altro effetto sgradevole di questo modo non partecipato e poco criticato di raccontare questi problemi è il fatto che si costruisce una sorta di indifferenza elitaria. Molte persone che lavorano nella scienza e nella ricerca di alto livello dicono: ma no, no, io questi problemi, no, io sono uno che non discrimina, io sono a posto, non faccio mai di queste cose. Da noi queste cose non contano. Lasciatevelo dire da chi fa questo lavoro. Quando sentite la frase, non importa se sei uomo o donna, è importante, sono gli studi che fai, i risultati che ottieni, ecco, quello è proprio, non è il campanello d'allarme, quello è proprio il campanone che vi sta dicendo lì c'è un grosso problema di genere. È proprio il segnale che lì c'è qualcosa che non va. Perché una delle storie, uno degli stereotipi, una delle balle alle quali bisogna smettere di credere è che possano esistere queste persone neutre che non hanno attributi di genere, che non sono influenzate e condizionate dai racconti sul genere. Non esistono. Non esiste il ricercatore e la ricercatrice neutra, perché non esistono esseri umani neutri. Quindi il problema non è avere o non avere delle caratteristiche di genere che ci differenziano dagli altri. Il problema è capire che cosa la società, quali valori ha dato a quelle differenze e quando entrano in gioco, dove non ci dovrebbero entrare, nella pratica del nostro lavoro quotidiano, nelle parole che rivolgiamo ai colleghi e alle colleghe, nel modo in cui valutiamo il lavoro di qualcuno o di qualcuna. È lì che dobbiamo intercettare questi dati culturali, rendercene responsabili e capire che stanno letteralmente inquinando il nostro ambiente di lavoro e di ricerca. Quella roba deve rimanere fuori. E io la so riconoscere quando studio, mi applico, riconosco che questi elementi ci sono e imparo a sentirli, imparo a riconoscerli, imparo a vederli, imparo a parlarne. Ecco perché dicevo prima, bisogna parlarne di più e più spesso, per allenarci a riconoscere questi elementi discriminanti quando arrivano. Perché arrivano. Siamo ancora immersi in una cultura che racconta questi valori discriminanti. Nessuno, nessuna se ne può sentire fuori. E non a caso queste cose sono state anche proprio nello ristretto, specifico ambito della ricerca scientifica esaminate e scientificamente raccontate molto bene. È difficile per me ogni volta che entro in ambienti come questo raccontare che quello che si chiama effetto Matilda, cioè l'effetto per il quale il nome della donna o il contributo di una donna in una ricerca di equipe è sempre valutato un po' meno e si attribuisce al collega maschio o ai colleghi maschi la maggior parte del lavoro,
è stato riconosciuto, teorizzato, formulato e scientificamente dimostrato nel 1870. Allora, quelli che raccontano queste cose sono una moda, vabbè, mo adesso parliamo del genere. No, non è una moda, è una cosa che c'è da un bel po'. Forse adesso stiamo cominciando a parlarne finalmente nel modo e nella frequenza giusta. E non è un caso che l'analogo di questo effetto distorcente secondo il genere, per il genere maschile, il cosiddetto effetto Matteo, effetto Matthew, dal nome dell'evangelista, invece è stato teorizzato, messo a punto, raccontato nel 1967, un secolo dopo. E anche quello è un problema di genere, perché è un effetto del paternalismo. Attribuire all'uomo più alto in grado, più anziano, con più esperienza, la maggior parte del merito di un lavoro scientifico di gruppo, anche se poi in realtà in quel lavoro ha fatto poco, questo è l'effetto Matteo, è un effetto di un pregiudizio di genere, quello paternalista, per cui l'uomo più anziano, l'uomo più grande, l'uomo più... è quello che sicuramente ha influenzato di più il lavoro di gruppo. Io spero che tutti voi sappiate, perché siete in qualche modo implicati in un lavoro scientifico, in una carriera di studi scientifica, la storia di Ben Barnes. Non è una domanda retorica, vorrei proprio sapere chi la conosce, la storia qui di voi. Ve la racconto. Ben Barnes nasce a metà degli anni 50, Barbara Barnes. Intraprende la carriera di ricercatrice con tutte le difficoltà che può avere una ricercatrice, anche se negli Stati Uniti, dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70. In più, il nostro Ben ha un grosso problema personale, capisce chiaramente di essere una persona transgender fin da subito. Si sente un uomo, vuole comportarsi come un uomo, ma ha il corpo di una donna. Malgrado l'enorme difficoltà di vivere ogni giorno questa situazione, intraprende la sua carriera di ricercatrice e riesce a farlo. Però a un certo punto della sua vita, piuttosto in là con gli anni, capisce che non è più sostenibile questa situazione. Per fortuna trova intorno a sé un ambiente di colleghi e colleghe che lo aiuta, che gli dice: fai pure il tuo percorso di transizione, noi ti aspettiamo, noi siamo qui e ti daremo l'ambiente che ti serve per ritornare. Come voi sapete, se non lo sapete lo racconto io, il percorso di transizione è qualcosa di molto complesso, di molto difficile e che dura molto tempo. Per cui in quell'anno e mezzo, quasi due, nel quale Ben fa il suo percorso di transizione, non può svolgere il lavoro di ricercatore. E quindi ha il grosso problema di sapere se è ancora in grado di essere un ricercatore. Finito il suo percorso di transizione, ha indubbiamente fatto una grande acquisizione personale, però si domanda se è ancora in grado di fare il suo lavoro, se sarà ancora accettato dalla comunità, dei suoi colleghi e delle sue colleghe. Sono loro proprio a dirgli: non fa niente, vieni al prossimo congresso. Lui è un ottimo neurobiologo. Vieni al prossimo congresso, non fa niente, presenta il lavoro che avevi fatto due anni fa. Va bene lo stesso, l'importante è che rompi di nuovo il ghiaccio, che ti fai vedere, che sostieni l'ambiente congressuale, le cose dei colleghi, l'importante è quello. Lui lo fa. Si iscrive al congresso, presenta il suo lavoro, che era lo stesso di due anni prima. Alla fine riceve applausi, congratulazioni, anche da chi ovviamente non lo conosceva, non sapeva la sua storia. E viene colpito soprattutto da un suo collega che si avvicina e gli dice questa cosa: guardi, avevo sentito questa argomentazione, questo discorso, questa dimostrazione scientifica qualche tempo fa da sua sorella, ma non mi aveva convinto. Invece adesso che me l'ha detto lei, adesso sì, mi sembra proprio attendibile, mi sembra un ottimo risultato. Immaginate lo sgomento e l'imbarazzo del povero Ben, che ha dovuto raccontare a questo suo collega che non era la sorella. Lui. Questo però gli ha aperto gli occhi su un enorme problema che lui pensava di sentire in virtù della sua storia personale e che invece ha capito essere qualcosa di oggettivo. Essere un uomo a raccontare certe cose è più credibile che essere una donna. E quindi lui da quel momento ha cominciato a svolgere anche attività di ricerca in questo senso, sugli stereotipi e sulle difficoltà che incontra una donna e la credibilità di una donna scienziata, di una donna ricercatrice nell'ambito scientifico, e ha ottenuto risultati notevoli, anche se, come dire, decisamente sgradevoli per altri versi, anche in questo ambito. Perché ha raccontato anche dal punto di vista personale che lui ha visto che certi ostacoli non li incontrava più, soprattutto da persone che non sapevano la sua storia. E non li incontrava più perché appunto adesso era un uomo, si presentava con un aspetto maschile, si firmava con un nome maschile e vedeva che certi ostacoli, certi problemi, certi, non c'erano più, erano svaniti. Quindi non facevano parte, come lui pensava prima, del lavoro di ricerca. Facevano parte del fare lavoro di ricerca con un certo corpo e non con un altro.
va detto anche chiaramente, e io lo dico chiaramente, il motivo per cui io, Lorenzo Gasparini, oggi sono qua a parlare di queste cose è anche perché ho questo corpo. Perché qualcuno si sarebbe detto, ehi che figo, c'è un uomo che parla di queste cose, dai facciamolo venire, eccomi qua. Ed è esattamente questo il motivo. Che è la testimonianza che esiste e come se funziona un privilegio di genere. Quando sei un uomo a parlare di certi argomenti sei molto più creduto. Io me ne accorgo quando entro nelle scuole. Ci sono ottime mie colleghe che dicono le stesse cose che dico io con gli studenti, solo che quando loro fanno da solo un intervento a scuola, la maggior parte delle volte vengono solo ragazze a sentirle. Quando ci sono anche io, o io solo o anche io, vengono ragazze, ragazzi, erbidelli, i professori, quelli dell'altra scuola, viene chiunque. Non posso fare finta che questa cosa non sia in azione continuamente. E quello che cerco di raccontare negli ambienti di lavoro e anche negli ambienti di ricerca in cui io vado è esattamente questo. Queste cose sono in funzione, sono attive continuamente. Ricordiamoci che non stiamo parlando di qualcosa che è dell'ambiente della ricerca e dello studio scientifico, è qualcosa che viene da un mondo culturale che ha i suoi effetti anche nell'ambito della ricerca scientifica, perché non può non averli anche nell'ambito della ricerca scientifica e dello studio scientifico. Quello che io cerco continuamente di dire e di raccontare, ed è la cosa che mi preme più rimanga a voi, è che questi discorsi non entrano nella singola disciplina o nel singolo ambito che stiamo affrontando. Sono racconti di potere. Sono racconti del fatto che la nostra cultura distribuisce il potere sociale in maniera diversa, a seconda del genere, dell'orientamento che tu sei. Perché abbiamo dei racconti sociali di che cosa significa essere uomo, che cosa significa essere donna, che cosa significa essere uomo etero, che cosa significa essere uomo non etero, donna etero, donna non etero, ancora troppo differenti. E lì stanno le disparità. In questi valori sociali che continuiamo a spendere continuamente nelle nostre relazioni anche negli ambienti di lavoro, anche negli ambienti di studio, anche negli ambienti di ricerca. Quello che io cerco di fare è rendere tutti e tutte più responsabili di questi valori, senza colpevolizzare nessuno, perché non serve dare la colpa a qualcuno. Quando è un problema sociale, è inutile che dico è colpa tua, non lo risolvo così il problema sociale. Il problema sociale lo risolvo quando tutti ci prendiamo un po' di responsabilità e cambiamo tutti e tutte, ci rendiamo conto tutti e tutte di quali poteri stanno, come dire, passando attraverso le nostre parole, i nostri gesti, e cominciamo a limitarli, cominciamo a riconoscerli, cominciamo a usarli un po' meglio. Grazie. Ci sono domande in sala? Online? Grazie per questo interessantissimo discorso. E adesso diciamo, vi riporto un dato iniziale che era quello appunto dell'iscrizione degli studenti e studentesse alle lauree scientifiche. Ecco, le studentesse soltanto nel 3% in tutto il mondo, parliamo di questo dato, scelgono materie informatiche. E forse proprio questo motivo è quello che ha spinto, diciamo, le docenti dell'Università dell'Aquila, la professoressa Tarantino e la professoressa Di Marco, a realizzare il progetto Pink Camp, un campus rivolto appunto a studentesse per avviarsi appunto alle materie informatiche. Quindi se ci sono in sala, eccoli, prego. Intanto che montiamo le slide, comincio a introdurre questo argomento. Cioè, abbiamo sentito fino adesso parlare di problemi, ok? Problemi da tanti punti di vista, problemi culturali, problemi degli stereotipi, problemi della gestione del potere. È chiaro che una situazione così complessa non si risolve se non si fa qualcosa, cioè bisogna assolutamente studiare il problema e poi cercare di mettere in campo delle azioni che ci permettano di scardinare tutti questi problemi culturali. Azioni che devono essere a vari livelli, a livello familiare, a livello
della società fino ad arrivare ovviamente al sistema di formazione, il sistema scolastico e il sistema universitario. Come è stato introdotto, noi ci occupiamo in particolare di un particolare settore delle scienze, che è quello della cosiddetta ICT, Information and Communication Technology, che è il settore meno apprezzato dalle ragazze che si avviano alle materie scientifiche. Per vari pregiudizi, il mondo è visto come un mondo nerd che quindi non è aperto alle ragazze, con il risultato che, come è stato detto, solo il 3% delle ragazze che si iscrivono all'università si iscrivono a materie, diciamo, a corsi di laurea che rientrano in questo settore, che è il settore che, se guardiamo a quello che è, diciamo, la nostra vita quotidiana, è il settore che progetta, produce le tecnologie che noi usiamo quotidianamente per fare qualunque cosa. Non è un settore altro da noi, no? Nel senso, pensiamo soltanto a questi ultimi 2 anni, come le tecnologie dell'informazione ci hanno permesso di affrontare in una maniera, diciamo, abbastanza umana, no? Abbiamo continuato a mantenere delle relazioni sociali anche nel periodo del lockdown, anche nel periodo della pandemia, proprio grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che in questo momento a livello mondiale sono praticamente progettate soltanto da uomini, anzi in particolare da uomini bianchi. E quindi c'è una enorme, diciamo, una enorme fetta della popolazione mondiale che non sta partecipando al disegno della società, no? Perché queste tecnologie sono quelle che ci permettono di vivere tutti i giorni, di parlare con le altre persone, di svolgere il nostro lavoro. Quindi soltanto una piccola porzione della popolazione mondiale in questo momento sta partecipando a disegnare la società. E questa cosa non è accettabile, quindi noi abbiamo bisogno di avere anche un nuovo punto di vista in quello che è il progetto delle tecnologie. Abbiamo bisogno della creatività delle ragazze, abbiamo bisogno dell'attitudine al problem solving delle ragazze. Nel mio corso della laurea magistrale in ingegneria informatica, su 30 persone le ragazze sono 7, il che vuol dire che me ne mancano 15 all'appello per avere un equilibrio, no? E questo poi spiega anche come mai c'è tanta offerta di lavoro che non viene colmata, perché mancano proprio le ragazze. E allora, dicevo, ci servono delle azioni pratiche che permettono alle ragazze di toccare con mano che loro non solo possono dare un grande contributo in questi settori, ma anche che si divertiranno a lavorare, perché non è che noi dobbiamo andare a lavorare per un dovere, non è che adesso entrare nel mondo delle tecnologie deve essere un dovere. È un piacere, cioè dobbiamo riuscire a toccare con mano che fare questo lavoro darà soddisfazione e ci divertirà. Quindi servono delle azioni, come dicevo, sinergiche e coordinate da vari punti di vista. Quindi, per esempio, ci sono delle azioni interessanti che ha fatto la Mattel, che ha prodotto delle serie di Barbie. Prima ha fatto le Barbie in carriera, poi le Barbie scienziate, per far sì che le ragazze possano vedere sin da bambine che queste sono cose che possono fare. Questi sono la Barbie è sempre un po' stata vista come un role model, quindi il modello di ruolo della donna sexy, un po' fatua, un po' vacua, no? Interessata soltanto alla moda, e quindi la Barbie invece diventa un modello di ruolo diverso. E in questo modo le ragazze cominciano a vedere che possono farlo, ma le ragazze devono anche cominciare a provare che possono farlo. E qui interviene questa, che è la nostra iniziativa del Dipartimento di Ingegneria
e scienze dell'informazione e matematica, che come dicevo sono queste tre anime che vengono un po', sono quelle più svantaggiate nella scelta del corso di studi universitario. Cos'è il Pink Camp? È un campo estivo intensivo di 15 giorni che permette alle ragazze di lavorare su progetti pratici, su delle piattaforme tecnologiche che vengono scelte proprio come riferimento, sono delle piattaforme rappresentative di quelle che possono essere le carriere. Per esempio nel Pink Camp dello scorso anno le piattaforme scelte sono state i modelli matematici applicati per esempio alla epidemiologia. Abbiamo visto in questi due anni come è stato fondamentale, no? Anche il contributo della matematica per comprendere quello che stava avvenendo con la pandemia. L'altra piattaforma che è stata scelta è quella dei droni, che hanno, diciamo, applicazioni in vari settori, e i siti web. Sappiamo perfettamente il contributo che il web dà alla diffusione di contenuti e alla possibilità di interagire. Quindi queste piattaforme, intorno a queste piattaforme di riferimento vengono costruiti dei progetti scelti dalle ragazze e portati avanti dalle ragazze in gruppo, ovviamente con lezioni a supporto di tutte queste attività. Nel corso di questi 15 giorni non soltanto c'è la possibilità di confrontarsi quindi con quello che potrebbe essere il lavoro, ma vengono organizzati tutta una serie di eventi collaterali proprio per toccare con mano tutti questi problemi che sono stati già visti oggi. Il rapporto fra donna e linguaggio. Io per esempio, io sono un'ingegnera, sono, da quando io mi sono laureata mi sono sempre definita un'ingegnera, perché dicevo, ma se c'è l'infermiera non vedo perché non ci possa essere un'ingegnera. Quindi c'è la possibilità durante il campo quindi di confrontarsi con delle linguiste che stanno studiando questi problemi. Ci sono degli incontri con professioniste del settore che mettono, quindi che condividono la loro esperienza per far capire, no, come si può andare avanti, quali sono i problemi che si incontrano, ma anche come si superano questi problemi, perché è vero che ci sono dei problemi, ma è anche vero che questi problemi si possono superare, se no non saremmo qui adesso, oggi, in tante scienziate, no, a parlarvi di queste cose. Alla fine del campus c'è un contest finale, quindi questi progetti vengono presentati dalle ragazze, per ognuna delle categorie, le piattaforme e tecnologie che sono state scelte, una giuria di qualità di altri professionisti del settore, diciamo soltanto per menzionare alcuni di quelli che abbiamo avuto negli scorsi anni, il presidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, o Elena Grifoni Winters, che è la capogabinetto dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi questa giuria sceglierà i progetti migliori. Come si fa? Il campus è gratuito ed è un'occasione unica per mettersi alla prova, per capire se queste cose ci piacciono e ci divertono. Il campus è rivolto sia alle ragazze che già immaginano di voler entrare nel settore delle scienze, ma anche a quelle che non pensano di entrare, perché è un'occasione per provare, per scoprire che magari ci sono delle cose che non conosciamo, che pensavamo che non erano adatte a noi e che invece poi scopriamo essere divertenti. Come si fa per partecipare? Lascio la parola alla mia collega, la professoressa Antinisca Di Marco, che vi darà qualche informazione pratica su come si svolge il campus e come fare per partecipare. Allora, vado velocissima perché abbiamo poco tempo. Allora, gli obiettivi e le attività proposte le ha già indicate la professoressa. Tendenzialmente abbiamo tre fasi. Una prima fase proprio del campus vero, che quest'anno sarà dal 20 giugno al 1 luglio. Sono due settimane intensive di lezione e di attività progettuali con sia docenti ma anche e soprattutto con i tutor, quindi entrerete in contatto anche con i nostri studenti universitari.
La seconda fase è a distanza per perfezionare il progetto e poi c'è una terza fase che invece è proprio il contest finale, dove le ragazze sono spinte non solo a presentare ciò che hanno fatto a livello tecnico, ma a esprimersi con le cosiddette soft skills, cioè iniziare a parlare in pubblico. Sono cose molto complicate, cioè ancora oggi penso che ognuno di noi ha timore, ho le mani fredde, mi sudano, insomma, è sempre un aspetto molto importante che dobbiamo curare, soprattutto noi donne che tendiamo a rimanere dietro alla scena. Quindi anche per questo ci sarà il contest finale. I domini applicativi del 2021 ancora non li definiamo, sono stati già detti, sono biomatte, i droni, i siti web, e l'anno scorso abbiamo anche messo un pizzico di data science, appunto perché c'è questa nuova disciplina che tutti nominano, l'uso dei dati per prendere decisioni a più livelli o per scoprire nuovi fenomeni e capirli meglio. Oltre a queste attività abbiamo anche attività collaterali, per esempio abbiamo il Pink Book, in cui ogni ragazza mette un pezzettino della propria esperienza fatta durante il Pink Camp e racconta, testimonia appunto attraverso questo libro, la sua esperienza. L'anno scorso abbiamo avuto vari... Allora, a testimonianza che questo camp è molto, attrae molto interesse e che abbiamo tanti sostenitori, e l'anno scorso abbiamo anche avuto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. Questo perché? Perché è il momento in cui, come è stato già detto, ognuno di noi ha una responsabilità, e la responsabilità è anche di noi donne. Non dobbiamo stare, subire o dire non sono in grado, dobbiamo metterci in gioco, siamo in grado di farlo, siete in grado di farlo. Bisogna darvi gli strumenti giusti, bisogna parlare un linguaggio diverso con voi. Parlare con un ragazzo è diverso che parlare con voi, per questo c'è il Pink Camp. Tutti ci dicono, ma perché non fate un camp di ragazzi e ragazze? Perché ancora non siamo pronti, dobbiamo rassicurare, fare il cosiddetto empowerment delle ragazze. Non è che non lo vogliamo fare, ma bisogna adesso agire sulle ragazze e poi agiremo contestualmente, cioè quindi creando un camp per entrambi. Qui ci sono alcuni riferimenti, il bando, perché noi apriremo un bando per la selezione delle Pink Campers, verrà pubblicato intorno a metà marzo. Questo è un QR code, chi vuole avere informazioni di quando esce il bando, sia ragazze sia ragazzi, magari perché per pubblicizzarlo agli amici, sia alle amiche, sia ai professori, usate questo QR code e riempite il form, così noi creiamo una mailing list e vi mandiamo tutte le informazioni. Che altro dire? Ecco, speriamo di avere molte iscrizioni, e nell'iscrizione vi verrà chiesto non solo la media, ma soprattutto la lettera motivazionale, che pesa tanto quanto la media, a volte pesa anche di più. Grazie. Grazie. Grazie, vi invitiamo appunto a iscrivervi a questa interessante iniziativa, e adesso appunto tra gli esempi che citavamo di appunto ricercatrici, donne che lavorano in tematiche attualissime, qual è quella più attuale se non il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, noi abbiamo scelto di invitare Serena Giacomin, che è climatologa e meteorologa. Probabilmente l'avete vista, è un volto conosciuto al grande pubblico perché si occupava anche di rubriche di previsione meteo in TV. Soprattutto è vincitrice del premio Donna Ambiente 2021, che leggo, si prefigge di contribuire attivamente ad abbattere gli stereotipi e i pregiudizi che contraddistinguono da sempre il rapporto scienza-donna, ed è presidentessa dell'Italian Climate Network. Prego, che è una onlus dedicata appunto agli studi sul cambiamento climatico. Prego Serena. Tanto grazie Giuliana per l'aiuto con la presentazione. Un buongiorno a tutti voi ragazzi. È un piacere per me essere qui. Sono anche emozionata perché questo è un giorno importante per tutti noi e sicuramente c'è molto su cui discutere. Tanto è già stato detto nei precedenti interventi che mi hanno preceduto quest'oggi, ma mi è stato chiesto, e per questo ringrazio anche l'organizzazione, di parlare del tema di cui mi occupo primariamente, ovvero del tema del cambiamento climatico
e del riscaldamento globale, che è un tema certamente ambientale, ma è anche un problema che ha impatti molto importanti sulla società, sull'economia, sulla finanza, sulla salute, sulla sfera anche dei diritti umani. E qualcuno di voi si potrebbe chiedere, ma come mai in una giornata così dedicata alle donne nella scienza può essere opportuno parlare di cambiamento climatico? Ieri mi è capitato, giocando un po' con i social, di fare una domanda. Sapete che si possono fare quelle specie di questionari, domande e risposta. E ho provato a chiedere a chi mi segue sui social, che credo sia tutto sommato un pubblico abbastanza eterogeneo, anche se ovviamente sono tutti abbastanza abituati a sentirmi parlare di cambiamento climatico, quindi credo che in generale siano tutti follower abbastanza informati su questo tema, più o meno informati, comunque abbastanza sensibili. E ho provato a chiedere, ma secondo voi è corretto, ha un senso dire che il cambiamento climatico effettivamente possa avere un impatto diverso in base al genere, ovvero può essere che il cambiamento climatico abbia un impatto più pesante sul genere femminile? Secondo voi può essere che il cambiamento climatico, un fenomeno così, possa avere un impatto diverso? C'è qualcun altro che ho... Tanto non vi vengo a cercare, non vi preoccupate. Ok, allora, oggi parleremo in poco tempo, me ne rendo conto, quindi non ho l'ambizione di entrare nell'approfondimento di tutti i temi che tratteremo. Cercherò di darvi alcuni spunti, poi mi direte se l'obiettivo è stato centrato oppure no. Però partiamo proprio da questo, no? In tutto il mondo le donne hanno meno accesso rispetto agli uomini a risorse che sono estremamente importanti, come possono essere le terre, i terreni, il credito, la gestione agricola, le strutture decisionali, la tecnologia, anche la formazione e anche i servizi di divulgazione. Ecco, tutti questi aspetti andrebbero a migliorare un qualcosa che è fondamentale quando ci ritroviamo di fronte a un problema come il cambiamento climatico, la nostra capacità di adattamento. Quando si parla di cambiamento climatico, noi abbiamo due armi con cui possiamo reagire. Un'arma è cosiddetta di attacco, che sono le armi di mitigazione, tutte quelle azioni che hanno la capacità di ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Un'altra arma è di difesa ed è l'adattamento, ovvero la nostra capacità di adattarci a un fenomeno che è già esistente per cercare di ridurne l'impatto. Benissimo. La vulnerabilità delle donne al cambiamento climatico deriva da una serie di fattori, alcuni sono sociali, alcuni sono economici, alcuni sono culturali. Partiamo da un dato economico. Il 70% dell'1,3 miliardi di persone che attualmente si trovano in uno stato definito di povertà sono donne. E questo sicuramente è un dato importante, no? Che ci può indicare una maggior vulnerabilità, quindi minori strumenti per adattarsi e quindi andare a ridurre quello che è l'impatto del cambiamento climatico. All'interno di quelle che sono le civiltà più povere, sostanzialmente le donne poi hanno un ruolo. Proviamo a uscire un attimo fuori da quella che è la nostra realtà. Allora, io all'inizio del nostro intervento vi ho chiesto, effettivamente il cambiamento climatico può avere un impatto diverso? Ovviamente non tutte le realtà sono simili a quelle in cui viviamo noi. Ci sono delle civiltà che sono estremamente povere dove le donne hanno un ruolo particolare. È un ruolo di cura ancora più di quanto non accada a noi. È un ruolo in cui le donne hanno anche dei compiti che sono estremamente importanti, come ad esempio il reperimento delle risorse idriche, come il reperimento delle risorse alimentari, andare a curare il proprio nucleo familiare, cercare di mantenere uno stato sanitario che sia adeguato, quindi un livello di sicurezza che possa permettere anche ai figli delle donne stesse di crescere. In questo contesto, purtroppo, il cambiamento climatico che cosa fa? Va ad acuire delle disparità e all'interno di queste disparità le donne sono quelle che hanno minor strumenti per reagire, anche perché spesso e volentieri hanno meno diritti. Queste disparità tante volte si rispecchiano nel fatto che anche le donne non fanno parte in nessun modo di quello che è l'apparato decisionale o di gestione delle risorse. Non possono dire la loro, devono fare e basta. E nel momento in cui, per esempio, il cambiamento climatico ci pone di fronte a una realtà come è quella dell'estremizzazione climatica,
L'estremizzazione climatica è uno degli effetti più pesanti del cambiamento climatico. È quello per cui aumentano in frequenza i fenomeni meteorologici estremi. Questi fenomeni hanno un impatto molto forte sul territorio. Pensate alla siccità, pensate alle alluvioni. Ecco, in quei casi le donne si devono occupare sempre del livello di sicurezza del proprio nucleo familiare, in generale in una condizione che si aggrava e diventa ancora più difficile. Tutte le volte che ci sono delle situazioni di stress, le disparità sociali tendono a aumentare e quindi ad aggravarsi. E questo è il motivo per cui in generale il genere femminile è più vulnerabile di fronte a un fenomeno globale come il cambiamento climatico. Allora adesso proviamo a aprirla questa parentesi sul cambiamento climatico, sempre perché alla fine poi tutto sommato, com'è che si fa a risolvere un problema così grande a livello globale, così complesso? Complesso non vuol dire solo difficile, vuol dire complesso che va a intaccare una serie di sistemi che sono tutti interamente intimamente legati tra di loro. Non è di facile risoluzione il tema del cambiamento climatico, e alla fine un'opportunità di soluzione può nascere solo dalla consapevolezza di tutti. Anche la capacità di adattamento a situazioni estreme nasce da una maggior consapevolezza. Le soluzioni arrivano sempre da lì. E allora proviamo a capirci qualcosa in più. Iniziamo col guardare quelli che sono gli ultimi dati relativi al cambiamento climatico che vi proporrò velocemente. Dopodiché, sempre velocemente, andremo a andare ad analizzare alcune che sono, diciamo, delle fake news legate al tema del riscaldamento globale. E poi una breve parentesi sul tema dell'incertezza, che è un tema estremamente attuale. Eccole qua, qualcuno di voi queste le ha. Sono le warming stripe. Sono state create qualche anno fa, adesso in realtà nel contesto del cambiamento climatico sono anche abbastanza una rappresentazione, oserei dire, famosa anche all'interno di quelli che sono i convegni internazionali sul clima. Si utilizzano molto come rappresentazione, perché provate a guardarle bene, che cos'è che sembrano? Sembrano un po' il codice a barre del riscaldamento globale. Vanno a descrivere dei dati che possono essere magari un po' ostici da analizzare, se vogliamo, semplicemente con una gamma di colori. Che cos'è che mostrano queste warming stripe? Mostrano come dal 1850 ad oggi, questi sono aggiornatissimi anche con i dati del 2021, le anomalie di temperatura della Terra siano tendenti al riscaldamento. È abbastanza evidente, non trovate? Da anomalie dipinte con colori sull'azzurrino, sul bianco, sul blu, ecco che lasciamo questi colori freddi per ritrovarci delle tonalità sul rosso scuro. Possiamo trovarla un'altra di rappresentazione, questa qua, sempre descritta da questo ricercatore climatologo che si chiama Ed Hawkins. Se qualcuno di voi è curioso lo può andare a cercare, c'è una pagina molto bella, tutta dedicata al fenomeno del riscaldamento globale con diversi tipi di rappresentazioni. E qua vediamo tutti i nostri piccoli pianeti a partire dal 1850 fino ai giorni nostri, come si sono riscaldati, come si è riscaldato il pianeta Terra. Tra l'altro questa qui ci aiuta anche a notare un'altra cosa, che tutto sommato il nostro pianeta certo si sta riscaldando a livello globale, però non lo sta facendo in modo omogeneo. Quindi abbiamo un problema locale che ha effetti su scala locale, e ci sono per esempio dei territori che sono maggiormente vulnerabili. Ci sono anche territori vulnerabili in cui vivono delle società, delle civiltà povere, quindi in grave situazione di povertà, e che quindi hanno meno strumenti di adattamento e anche di mitigazione per portare avanti uno sviluppo che potrebbe essere definito sviluppo sostenibile. Pochi mesi fa, esattamente ad agosto, il 9 agosto, è stato pubblicato un capitolo dell'Assessment Report numero 6 dell'IPCC, mi spiego meglio, l'IPCC è il pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare? Dell'IPCC? Nessuno. Allora, questo fissate la mente, perché se ne parlerà tanto anche nei prossimi mesi, in cui verranno pubblicati altri capitoli di questo Assessment Report numero 6. Il primo capitolo è interamente dedicato alle scienze del clima. Quindi qual è l'ambizione di questo primo capitolo? L'ambizione è quello di cercare di descrivere quello che è lo stato attuale del cambiamento climatico e anche gli scenari futuri.
Allora qualcuno di voi avrà già letto la frase che sta alle mie spalle. È inequivocabile che l'influenza umana abbia aumentato le temperature dell'atmosfera, degli oceani e della Terra. Estesi e rapidi cambiamenti sono già avvenuti. Allora, io sottolineerei due parole di questa frase. Inequivocabile e già. Perché sono importanti queste due parole? Una, inequivocabile. Non è mai stato utilizzato un termine del genere in un rapporto scientifico, anche se questo rapporto evidentemente ha come ambizione quella di spiegare anche ai decisori politici non solo il tema del cambiamento climatico, ma anche l'urgenza di reagire. È inequivocabile un legame tra le attività dell'uomo e il riscaldamento globale a cui è sottoposta da decenni la nostra atmosfera. In generale noi nella scienza siamo soliti utilizzare molto il concetto di probabilità, ma la comunità scientifica internazionale che si occupa di scienze del clima ha deciso di usare questo termine per allontanarci da quel dubbio che poi ci spinge in generale a una posizione di inazione, e su questo dopo ci torniamo. La seconda parola è già, perché troppo spesso, correggetemi se sbaglio, il tema del cambiamento climatico è stato legato a un concetto di futuro. E questo ci allontana dalla possibile soluzione, perché noi, come esseri umani, siamo fatti per andare a risolvere dei problemi che sono vicini a noi nel tempo e nello spazio. Pensateci bene, voi di chi vi preoccupate? Innanzitutto del piccolo problema che avete, piccolo, grande problema che avete da risolvere nella vostra quotidianità. Cercate di limitare al massimo i problemi che vi potrebbero capitare nei giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi, ma chi di voi è capace di preoccuparsi di un problema descritto al 2100. Non siamo fatti così, non è neanche colpa nostra tutto sommato, ma il fatto è che il tema del cambiamento climatico non va descritto come un problema che dovremo forse affrontare nel 2100, perché è già attuale, gli effetti sono già manifesti. E questo non ve lo dico per fare sensazionalismo o semplicemente con un senso di minaccia, ve lo dico perché la scienza ci sta dando un sacco di strumenti e forse è opportuno che questi strumenti si impari ad utilizzarli. In che modo? In una maniera costruttiva, evolutiva, cioè pensateci bene, nel momento in cui si riesce a mettere a fuoco un problema, continuare a perseverare sullo stesso problema, permettetemi il termine, ma è abbastanza stupido, no? Quindi abbiamo focalizzato il problema, abbiamo individuato il colpevole, abbiamo molti strumenti da utilizzare, da mettere in pratica per fare che cosa? In modo costruttivo, anche in modo migliorativo. Allora questo è un altro grafico che vi descrivo molto brevemente, è il grafico che si lega al termine che vi ho detto prima, al termine inequivocabile, è un grafico di attribuzione. Allora ci sono tre andamenti, li vedete bene, uno è nero, uno è sul marroncino, uno è verde. Quello nero è l'andamento delle temperature registrato a partire dal 1850 ad oggi. Quindi sono temperature registrate, ragazzi, un termometro. Temperature registrate, reali, come sono oscillate negli ultimi decenni, fino al 1850. Le altre due invece sono delle simulazioni. Molti di voi sapranno che noi climatologi utilizziamo dei modelli di simulazione per andare a descrivere il clima. All'interno di questi modelli mettiamo tanti ingredienti. Tra gli ingredienti ci sono le forzanti, cioè le forzanti sono tutto ciò che sono in grado di cambiarlo questo clima. Le forzanti possono essere di origine naturale o di origine antropica, quindi per le attività dell'uomo. Allora, nella simulazione verde mettiamo solo un ingrediente, ovvero le forzanti naturali, come per esempio l'attività del sole o l'attività vulcanica. Nell'altro invece mettiamo due ingredienti, le forzanti umane e le forzanti naturali. Quale delle due simulazioni va a descrivere adeguatamente quello che è l'andamento delle temperature che si è registrato negli ultimi decenni? Siete timidi. Allora, quello con le forzanti antropiche. È chiaro? Si vede bene. Ecco, questo si lega al termine di inequivocabilità. Tra le attività umane, soprattutto in termini di emissioni di gas clima alteranti, i gas serra, e l'andamento delle temperature atmosferiche.
Iniziamo a parlare di una delle tante frasi che spesso e volentieri vengono tirate fuori quando si vuole in qualche modo mettere in dubbio quella che è l'evidenza del riscaldamento globale. Ma sì, in fondo il clima sulla Terra è sempre cambiato. Ci sono sempre state oscillazioni di temperatura, perché mai dovremmo tutto sommato stupirci? Non è normale? Non è naturale? Allora, con questo grafico io vi porto indietro di circa 2000 anni. Effettivamente le oscillazioni della temperatura, scusatemi, ci sono state. Non ci sarà mai un climatologo che vi dirà il contrario. Mai. Il problema non è il fatto che le temperature possano oscillare, il problema è l'andamento degli ultimi decenni, lo vedete? Un picco verso l'alto che va a dimostrare un'accelerazione preoccupante al riscaldamento. Perché se è vero che il clima sulla Terra è sempre cambiato, il problema è la velocità con cui sta cambiando e anche la causa. È un ciclo naturale del nostro pianeta? Oppure noi stiamo facendo qualcosa per cui poi alla fine l'atmosfera effettivamente si sta scaldando? Questa è un'altra frase che è contenuta all'interno di quel capitolo di cui vi parlavo prima. La portata dei recenti cambiamenti nel sistema climatico è senza precedenti da molti secoli e molte migliaia di anni. Allora, adesso non vi porto più indietro di 2000 anni. Volete sapere qual è l'andamento di temperatura degli ultimi 20.000 anni? Grazie alle ricostruzioni paleoclimatiche è possibile farlo. E allora andiamo indietro. Questo lo vedete, l'andamento, vedete anche evidenziata l'Olocene, che è l'epoca geologica più recente, ha avuto inizio circa 12.000 anni fa. È proprio durante l'Olocene che si è sviluppata la civiltà umana moderna. Uno degli ingredienti fondamentali che poi ha permesso anche lo sviluppo di questa civiltà umana, così come la conosciamo, è il fatto che, se guardate bene, durante l'Olocene non ci sono state delle oscillazioni di temperatura così marcate che ci ha permesso di diventare quello che siamo. Eppure anche in questo andamento, che ci riporta molto indietro nel tempo, che cos'è che possiamo notare? Quel picco in fondo, che non fa parte di quella che è la naturalità, il respiro della Terra, lo possiamo anche chiamare così, scusate. Purtroppo in questi giorni va così. Questa invece è la classifica degli anni più caldi di sempre. Grazie mille. Grazie. Mentre io bevo, guardate bene quali sono gli anni in classifica e vedete se notate qualcosa. Gli anni più caldi dal 1850. Qual è l'anno più lontano? Non c'è neanche un anno prima del 2000. Questo vuol dire che dopo l'anno 2000 abbiamo avuto questa accelerazione al riscaldamento che ha fatto entrare in classifica tutti gli anni che sono più vicini a noi. Il 2021 si è attestato al sesto posto. Speriamo mi passi. Passiamo ai colpevoli. Chi sono i colpevoli del riscaldamento globale? I gas effetto serra. Con questo grafico vi porto indietro di circa 400.000 anni. Che cos'è che notiamo? Allora, innanzitutto che i gas serra ci sono sempre stati e onestamente direi anche per fortuna, perché se i gas serra non ci fossero la temperatura media dell'atmosfera sarebbe di meno 18 gradi. Quindi non sarebbe così gradevole la faccenda, direi. Il problema non è il fatto che i gas serra ci siano, il problema è quanti ce ne sono, a che concentrazioni siamo arrivati. Allora, in generale il nostro pianeta è stato abituato a vivere con una concentrazione inferiore ai 300 parti per milione, questa è l'unità di misura. Purtroppo negli ultimi anni, l'anno scorso, abbiamo superato le 415 parti per milione. Il gas serra, quello più famoso, è l'anidride carbonica, così come altri gas serra ha la capacità di interagire con la radiazione elettromagnetica proveniente dal Sole e quindi di far sì che l'atmosfera vada a scaldarsi. Ha questa proprietà. Quando avevamo delle simili concentrazioni di gas serra nella nostra atmosfera, dobbiamo tornare indietro nel Pliocene.
Allora, questa è una rappresentazione di come effettivamente era parte dell'Italia a quel tempo. Qualcuno di voi, i più curiosi, potrebbero dirmi: sì, Serena, ma allora perché adesso non siamo così, se abbiamo la stessa concentrazione di gas serra? Perché fortunatamente il nostro sistema climatico ha un'inerzia, quindi alle nostre sollecitazioni risponde con un determinato tipo di ritardo, ok? Altra cosa curiosa che vedete in quella foto: quando c'era così tanta CO2 come ne abbiamo adesso in atmosfera, l'Homo sapiens non c'era, eravamo degli australopiteco, era davvero molto molto tempo fa, parliamo di più di 3 milioni di anni fa. Tutte queste cose non è che le sappiamo da oggi, le sappiamo da diverso tempo. La comunità scientifica internazionale che si occupa di scienze climatiche ormai parla di riscaldamento globale in termini emergenziali da almeno, da almeno 2 decenni, oserei dire anche 30 anni. Il problema è che stiamo tardando nella risposta e nella nostra reazione. Perché stiamo tardando così tanto? Allora, un motivo è quello che vi dicevo prima, perché noi vediamo il problema del cambiamento climatico come lontano nel tempo e nello spazio, quindi in generale facciamo molta fatica a reagire, a prendere coscienza di questo problema. È un problema che ci crea anche un po' di dissonanza, ovvero non sempre lo riconosciamo nella nostra realtà. Considerate che adesso se ne sta parlando tanto, ma anche quando provate a pensare, quando il cambiamento climatico viene rappresentato con l'orso bianco un po' smagrito, ecco, noi lo vediamo, ce ne preoccupiamo, ci dispiace, ma dopo 5 secondi stiamo pensando ad altro. Me lo confermate? Non riusciamo a far sì, o comunque facciamo molta fatica, che il cambiamento climatico diventi una nostra priorità. E certamente quello che sentiamo in giro non ci aiuta. Adesso cambiamo grafiche, perché queste arrivano da un libro che ho avuto la fortuna di scrivere con un mio collega astrofisico Luca Perri, Pinguini all'Equatore. Ecco qua, ho deciso di farmi venire l'acidità di stomaco andando a recuperare alcuni tweet di Trump. Sono due tweet che mettono in discussione quello che è il fenomeno del riscaldamento globale, al netto di tutto. Comunque dovete considerare che Trump ha una potenza comunicativa molto importante, è questo il problema. Nel momento in cui lui prende una posizione di questo genere e la comunica, non solo in tanti la leggono, ma che cos'è che fa? Magari non convince tutti, però insinua un dubbio. E quello è un problema. Pensate che si parla proprio del mercato del dubbio, quel dubbio che in generale tende a rallentare questa reazione di cui tanto abbiamo bisogno. Allora Trump in questo tweet dice: ma se fuori fa freddo, dov'è finito il riscaldamento globale? È un tweet che tra l'altro ho ripetuto molto spesso negli anni, facendo due generi di confusione. Uno tra globale e locale. Se il riscaldamento globale è definito globale, e dall'oscillazione di una temperatura media, nel locale possono succedere tante cose, ok? Ogni territorio in generale è più o meno vulnerabile, soprattutto possiamo per esempio avere una temporanea ondata di freddo, e questo non vuol dire che a livello globale il riscaldamento si sia interrotto. Voi la conoscete la differenza tra meteo e clima? Ve lo siete mai chieste? Lo prendo come un no. C'è qualcuno che se l'è chiesto? No, ve la spiego brevissima. Allora, meteorologia, le previsioni del tempo. Facciamo finta di fermare in questo istante l'atmosfera e di fotografarla. Facciamo una fotografia 3D dell'atmosfera. Come la facciamo? Prendendo i dati, temperatura, pressione, vento, umidità, eccetera, eccetera. Una volta che abbiamo fatto questa fotografia tridimensionale dell'atmosfera, con l'aiuto dei modelli e dei computer, supercomputer, andiamo a calcolare l'evoluzione dell'atmosfera con delle equazioni che vengono definite deterministiche. Andiamo a determinare l'evoluzione dell'atmosfera, andiamo a determinare la traiettoria dell'atmosfera, come si trasformerà questa atmosfera e quindi che tempo ci sarà domani. Di questo si occupa la meteorologia. La climatologia ha sicuramente tanti aspetti in comune con la meteorologia, è impossibile negarlo, però ha delle ambizioni che sono differenti e risponde anche a delle domande che sono diverse. Ha molto più una base statistica. Pensate che per calcolare una media climatica servono almeno 30 anni di dati.
Quindi se noi vogliamo sapere qual è la temperatura media tipica a livello climatologico dell'Aquila l'11 febbraio, noi dobbiamo avere 30 anni di dati alle spalle di temperatura per calcolare la media di oggi. Chiaro? Questo che cosa vuol dire? Che una singola situazione meteorologica, come può essere un'ondata di freddo, non va a stabilire in nessun modo una tendenza climatica. È chiaro? Se abbiamo un'ondata di freddo che va a riguardare una parte del territorio italiano, non vuol dire che a livello globale si sia interrotto il riscaldamento. Questa è, diciamo, la confusione che, consapevolmente o inconsapevolmente, ha fatto Trump in questi tweet. Però non occorre onestamente andare oltreoceano, perché qua abbiamo il nostro Matteo che dice: ci hanno parlato di riscaldamento globale, ma non ricordo un maggio così freddo e piovoso nella mia vita, speriamo che arrivi sto caldo. Ecco, io me la ricordo questa cosa, eravamo nel 2019, era maggio, abbiamo avuto un'ondata di freddo determinata da una colata di aria fredda che arrivava dall'Artico, nel contempo abbiamo avuto un record di caldo nella penisola iberica e un record di caldo in Russia. Perché è proprio come un sasso nello stagno. L'aria fredda è andata giù e abbiamo avuto due ondate di caldo ai due lati, ok? Questa è proprio incapacità di guardare nel giardino del vicino. Allora, personalità di questo genere fanno delle affermazioni così, maldestre, dal punto di vista scientifico. Il problema è che poi, anche sui mezzi di informazione, ecco che queste, diciamo, affermazioni diventano dei titoli. Riscaldamento del pianeta, ma se fa freddo? Neve in montagna, Milano minima 5 gradi, il termometro smentisce i gretini nostrani. Qua c'è anche un attacco personale, no? A un'identità che è diventata anche un'icona della reazione al cambiamento climatico. Questo l'ho preso a caso, semplicemente per far capire poi che cos'è l'effetto. Questo è un tweet di un, diciamo, di un utente qualsiasi, sulle nevicate, recentissimo, le nevicate che ci sono state in Grecia pochi giorni fa. Non so come la vedete sul cambiamento climatico, ma questa è Mykonos oggi. Beh, vi posso dire che non sono frequenti, però le nevicate comunque anche nelle isole greche non sono, diciamo così, così inusuali. E qua sempre i titoli di giornale che vanno a dimostrare quello che vi stavo dicendo prima. Però qua, onestamente, c'è un aggravante. Sono titoli di giornale, articoli scritti anche da personalità scientifiche come Franco Battaglia, che è un chimico piuttosto famoso, è uno dei pochi negazionisti rimasti in Italia, a cui viene data tra l'altro anche gran voce. Il global warming, colossale falso storico. Io, fisico controcorrente, vi spiego il bluff del riscaldamento globale. E poi ancora attacchi personali alla rompiballe che va dal Papa. Zichichi è un fisico. Studia il cambiamento climatico, non è legato alle attività umane. Contro il catastrofismo, ecco perché sul clima l'ONU sbaglia. Franco Prodi è un professore all'Università di Bologna, fisico. Clima. C'è chi non crede all'apocalisse, è difficile stimare l'impatto dell'uomo. Benissimo, allora, in questo caos, com'è che facciamo? Qual è il consiglio che possiamo dare a chi si vuole informare di cambiamento climatico? Abbiamo visto politici, abbiamo visto titoli di giornale, abbiamo visto anche scienziati. Allora, primo consiglio, ci sono degli scienziati che sono specializzati ovviamente in opportune materie. Uno scienziato che è un fisico della materia, non necessariamente un climatologo, ok? Dopo però la scaletta della logica negazionista ve la faccio vedere nel dettaglio. Prima vi voglio mostrare anche questo di Twitter. Questo arriva da un premio Nobel. Si tratta di Rubbia, che al Senato nel 2014 ha detto: ai tempi dei Romani Annibale ha attraversato le Alpi con degli elefanti per venire in Italia. Oggi non ci potrebbe venire perché la temperatura della Terra è inferiore a quella che c'era ai tempi dei Romani. Qua siamo a circa un pochino più di 2000 anni fa. Ce li ho ancora 10 minuti? Sì. No. Siamo a un pochino più di 2000 anni fa. Guerra punica. La sua affermazione vuole dire:
Ammesso che se mia mamma sente Rubbia parlare al Senato, poi viene da me e mi dice: Serena, ma mi puoi spiegare tu di che cos'è che continui a parlare di riscaldamento globale? È normale che le persone, mia mamma compresa, si affidino a un'informazione del genere, ok? È un'autorità, è riconosciuto, ha dei meriti straordinari. Il problema è che su questo specifico aspetto del riscaldamento globale è stata una scivolata. Allora, che cos'è che è successo? Allora, l'affermazione vuole dire: se 2000 anni fa le Alpi erano calde, tutto sommato il fatto che si stiano riscaldando adesso non è così strano. Può rientrare in quella naturalità di cui parlavamo prima, ok? Che cos'è che è successo? Questi elefanti li hanno davvero sorpassate le Alpi? Quanti erano? Sapete che nei libri di scuola si parla di 10.000 elefanti che sono riusciti a valicare le Alpi? Allora, provate a pensare a 10.000 elefanti. Quanti campi da calcio occuperanno? Secondo voi ci passano? Cioè, giusto un po' di senso pratico. Nei libri di scuola c'è scritto. Ho gli screenshot a casa, non li ho messi qua. Ho fatto un errore. Allora, vabbè, questa è l'illustrazione di Caterina Fatradocchi, sempre all'interno del libro. Ma la storia che cos'è? Allora, Annibale è partito da Cartagine e doveva venire in Italia. Ha scelto un tragitto che passava effettivamente dai valichi alpini e ha deciso di portarsi con sé un esercito che potesse effettivamente spaventare tutto ciò che si poteva incontrare davanti. Quindi è un esercito estremamente numeroso. All'interno di questo esercito c'erano anche degli elefanti, erano 37, erano degli elefanti africani. Allora, provate a pensare ai tempi, non avete mai visto un elefante neanche in figurina, quindi che effetto vi fa nel momento in cui lo vedete? Certamente è un effetto di spavento, no? Di minaccia. Che cos'è, qual è stata la sorte di questi elefanti? Allora, ci sono le ricostruzioni storiche che siamo andati a leggere e ci sono anche dei dati che hanno ripercorso tutto il tracciamento degli elefanti tramite diversi tipi di indizi, come potevano essere ciò che per esempio l'esercito ha perso durante il tragitto, ma anche per esempio lo sterco, le feci, è stata fatta la ricostruzione, la datazione, è stato ricostruito completamente il percorso. Gli elefanti erano 37, hanno vissuto una vicenda drammatica perché purtroppo nel momento in cui hanno cercato di valicare queste Alpi si sono ritrovati un manto nevoso molto importante e anche tratti che erano ghiacciati. Sono morti tutti, tranne uno, che era l'elefante di Annibale, se il nome è Surus. Altra vicenda curiosa, forse questa l'avete sentita. Spesso e volentieri il riscaldamento globale viene negato dicendo: ma se poco tempo fa, qua siamo intorno a 960 d.C., la Groenlandia è stata definita terra verde, Groenlandia, Greenland, terra verde. Allora vuol dire che è normale, anche se la Groenlandia si sta scaldando adesso, fa parte della naturalità, del ciclo della Groenlandia stessa. Benissimo. Chi ha chiamato la Groenlandia così? Lui. Si tratta di Erik il Rosso, un vichingo che è nato in Scandinavia. Dato che non aveva proprio un bel carattere, dopo una serie di efferati omicidi è stato trasferito, cioè è stato cacciato e si è trasferito in Islanda con la sua famiglia e i suoi amici. A quel punto anche lì, dopo aver compiuto una serie di vicende abbastanza omicidi, risse eccetera eccetera, gli è stato dato il foglio di via. È partito con i Drakkar, le imbarcazioni dei vichinghi, ed è approdato in Groenlandia, nella parte quella che dà verso il Labrador, tuttora la parte climaticamente più mite, dove è possibile comunque almeno una parte dell'anno diciamo trovare delle risorse alimentari e diciamo energetiche adatte a un insediamento umano. Il problema è che per creare un insediamento sicuro aveva bisogno di un maggior numero di uomini, quindi che cosa ha fatto? Ha creato la prima campagna pubblicitaria della storia, è tornato in Islanda e ha detto: ho trovato la terra verde. È da quello che deriva il nome. Ma al netto di tutta la storia, che onestamente è anche interessante, piuttosto divertente da leggere, perché noi ci fidiamo di una leggenda del genere invece di fidarci dei dati della scienza? Perché nel 2021, nel 2022 siamo ancora qua a dare adito a una campagna di marketing ideata da un efferato vichingo omicida nel 960
e non diamo spazio ai dati scientifici che la comunità scientifica internazionale in questo momento sta pubblicando. Che cos'è che ci blocca? Sì, ci fa comodo, diciamo che ci sono tante barriere psicologiche, ci fa comodo, ci spaventa il cambiamento, siamo dei bravissimi inattivisti in questo, no? Allora, questa è la logica del negazionista climatico, può essere utile conoscere in maniera tale magari da andare a individuarla, no? All'inizio il negazionista diceva il riscaldamento globale non esiste, se c'è comunque non è colpa dell'uomo. Dai, l'anidride carbonica tutto sommato è un gas benevolo, che male può fare? Un po' di riscaldamento effettivamente che male fa? In ogni caso agire contro il cambiamento climatico costa troppo, forse questo si lega all'affermazione del Signore. Ci penseremo più avanti, per ora conviene non fare nulla. Questo è ciò che di più pericoloso noi possiamo effettivamente fare. Il ci penseremo più avanti. Il far finta che il problema non esista. Far finta anche che le soluzioni non esistano. Non avere la capacità di implementare una strategia anche a livello energetico che ci possa permettere un miglioramento. Facciamo fatica magari a intravedere una soluzione che possa essere una soluzione definitiva al tema del cambiamento climatico. Lo sapete che si può migliorare sempre comunque, tutti i giorni. E questa è una vignetta forse quella più importante, no? Quella più rappresentativa. Stavamo meglio da ignoranti. Stavamo meglio da ignoranti? Siamo proprio sicuri? Siamo proprio sicuri che i dati della scienza che ci sta dando, anche come strumento di conoscenza, di reazione, di opportunità, non siano utili per stare meglio? Forse qualche domanda ce la potevamo fare, ce la possiamo fare oggi. Anche se tante volte magari è quell'incertezza che caratterizza il dato scientifico che ci allontana, no, dall'utilizzarlo. Pensateci bene, quando il cambiamento climatico viene descritto come una probabilità nel futuro, ecco che noi tendiamo a procrastinare la nostra reazione, la nostra presa di coscienza. Ma in fondo poi parliamo di incertezza. L'incertezza è una caratteristica fondamentale della scienza, fondante. In realtà, per uno scienziato, per chi si occupa di scienza, qualsiasi previsione è incompleta senza una chiara quantificazione della sua incertezza. L'incertezza non la dobbiamo vedere come un limite. A questa incertezza noi dobbiamo imparare a dare valore. Provo a farvi un esempio. Una tazzina colma di caffè sta per cadere da un tavolo sul pavimento. Ne siamo certi, il caffè si rovescerà e la tazzina si romperà in pezzi. In quanti pezzi si romperà? Farà male a qualcuno? E quanto male potrà fare? Questi sono invece risultati altamente incerti, a cui non è possibile dare una risposta. Però che cosa sappiamo? Sappiamo con certezza che quella tazzina cadrà. Il fatto che le incertezze possano essere grandi non vuol dire in nessun modo che i rischi associati siano piccoli. È per questo che dobbiamo imparare a dare valore all'incertezza. Tutto sommato la scienza è di questo che si occupa, di valutarla, di quantificarla, di gestirla e anche di ridurla. Ho deciso di finire questa presentazione proprio su questo, il tema dell'incertezza è molto attuale, tra l'altro c'è anche una mostra a Roma, Palazzo delle Esposizioni, sì, che tratta proprio di questo tema. Uno, perché si lega enormemente al tema del cambiamento climatico, ma io credo che si leghi anche tanto alla situazione attuale che stiamo vivendo tutti quanti, no? In cui spesso e volentieri questa incertezza ci ha messo un po' all'angolo, in questi anni così difficili di emergenza sanitaria, in qualche modo anche legata all'emergenza climatica, qui dovremmo aprire un capitolo intero. Ecco, io credo che sia opportuno per tutti noi, per una corretta gestione del rischio che fa parte della nostra realtà, imparare a riconoscerla, questa incertezza, e a dare valore, anche per reagire correttamente al cambiamento climatico, che come abbiamo detto prima è un problema che purtroppo, certamente è un problema ambientale,
ma in termini di impatto ha la capacità di andare ad amplificare tutte quelle che sono le disuguaglianze, le divergenze che ci ritroviamo a vivere, a sopportare anche a livello sociale, e tra queste anche la parità di genere. Io auguro a tutti voi una buona giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, e il mio incoraggiamento è quello di far sì che i pregiudizi non diventino mai ostacoli. Ecco, questo non lo dobbiamo permettere mai. Grazie. Grazie Serena. Dulcis in fundo, ci piaceva concludere questa giornata, diciamo, con il messaggio e le parole di una scienziata di fama mondiale, e come avete visto, diciamo, i nostri speakers sono di altissimo rilievo anche internazionale, e ognuno con la sua voce ha portato la propria testimonianza. E ora quella appunto della professoressa Lucia Votano, che è un'esperta di fisica delle particelle e ha diretto i laboratori nazionali del Gran Sasso ad Assergi dell'INFN. È anche presidentessa del comitato che determina l'aggiudicazione del premio L'Oreal per le giovani ricercatrici. Do quindi la parola alla professoressa, prego. Grazie, ci ho tenuto a fare questa precisazione del fatto che io presieda queste borse, perché vanno molto, diciamo, sul pezzo, come si direbbe oggi, nel senso che queste borse, che sono per giovani ricercatrici sotto i 35 anni, vanno proprio a cercare, per quanto con un piccolo contributo sicuramente, a fermare quel fenomeno che l'UNESCO nei suoi rapporti definisce proprio il tubo forato, cioè nel senso che le donne diciamo, partono bene, si laureano anche nelle materie scientifiche oggi, a differenza di quello che era ai miei tempi, quasi in maniera più o meno paritaria, però poi si perdono per strada. Quindi queste borse intendono proprio sostenere delle ragazze che magari o hanno difficoltà a trovare una sistemazione, oppure devono tornare dall'estero, eccetera. Quindi, diciamo, questa cosa mi fa particolarmente piacere. Ora, però, diciamo, detto questo, vi ringrazio anzitutto se avete la pazienza ancora di resistere, perché abbiamo fatto un po' tardi, quindi cercherò di sintetizzare. Il primo diciamo, argomento che vorrei trattare è perché sono qui, perché mi hanno invitato, ringrazio l'Università e il GSSI di averlo fatto. Sono qui ovviamente perché sono una scienziata, sono una donna, aggiungerei anche che vengo dal sud, cioè sono nata nel profondissimo sud, cioè in Calabria, sullo stretto di Messina, quindi un sud abbastanza estremo. Scienziata di che cosa mi occupo? Mi occupo di neutrini, forse ne avete sentito parlare. I neutrini sono delle particelle elementari. Che vuol dire particelle elementari? Sono quei costituenti ultimi della materia che miracolosamente, interagendo fra di loro, importanza della interazione, così come diciamo, nel mondo sociale, danno luogo a tutto l'universo, almeno quello visibile, solo che queste hanno delle caratteristiche molto molto singolari, tanto che hanno sempre diciamo, interessato migliaia di scienziati da decenni, dagli anni 60 più o meno del secolo scorso. Anzitutto perché diciamo, interagiscono, sì, ma interagiscono pochissimo. Dal punto di vista sociale li definiremmo delle specie di orsi, come si dice, di uno che non vuole parlare con gli altri. Tant'è vero che se vogliamo farci raccontare qualcosa di loro, dobbiamo, immaginatevi un neutrino che entra in una sala. Ecco, per fermare questo neutrino, la sala non deve essere come oggi, deve essere pienissima, perché altrimenti non si riesce a fermarlo. E se uno non riesce a interagirci, non riesce neanche a capire, ma tu di che natura sei fatto, di che cosa sei fatto. Allora, siccome sono poi diffusissimi nell'universo,
sono altrettanto diffusi di tutta la luce, di tutte le stelle, le galassie, eccetera, che c'è nell'universo. Quindi sono estremamente importanti e sono stati definiti appunto i fantasmi dell'universo. Dall'altra sono di tre tipi, o sapori come noi diciamo. Ebbene, si sono divertiti per decenni a fare impazzire i poveri fisici perché hanno una proprietà camaleontica, cioè quella di partire di un certo sapore, per esempio dal sole ce ne arrivano decine di miliardi al secondo per ogni centimetro quadrato, però una volta che arrivavano sulla Terra, quello che era, facciamo, un cono di fragola, era diventato un cono di, non so, di lampone o no, un altro colore, pistacchio, diciamo così. E quindi chiaramente tutti i poveri fisici non capivano perché questi neutrini che arrivavano dal Sole erano di meno. E questo si chiama il fenomeno dell'oscillazione. Ora non voglio farvi una lezione su questo, vi dico solo che, diciamo, di che cosa mi occupo? Mi occupo di quella che si chiama la fisica astroparticellare, che è, diciamo, il cui cuore è proprio il laboratorio del Gran Sasso che sta qui vicino, che proprio congiunge lo studio delle particelle elementari, dell'infinitamente piccolo, con lo studio dell'universo. Quindi è un po' una specie di uroboro, insomma, una cosa che si mangia la coda tra infinitamente grande e infinitamente piccolo. Ora, quindi sono una scienziata, però vedete, parlerò di me adesso perché, della mia storia, perché credo che sia in qualche modo emblematica e possa, diciamo, essere paradigmatica di alcuni problemi che purtroppo ancora sussistono. Cioè, non era affatto scontato che io riuscissi a fare questo mestiere, che pure mi ha appassionato per tutta la vita. Non era affatto scontato che io arrivassi a sfondare, per certi versi, questo famoso tetto di cristallo, ricoprendo una posizione apicale come quella di direttrice del laboratorio del Gran Sasso, che è il più grande al mondo su questo tipo di fisica, quindi, diciamo, di tutto rispetto. Perché non era scontato? Perché, ripeto, sono nata in Calabria, sono anziana, ho più di 70 anni, quindi sono nata in Calabria agli inizi degli anni 40, posso sembrarvi una specie di uomo o donna preistorica, e diciamo, la fortuna che ho avuto è di crescere in una famiglia in cui era scontato che le donne dovessero studiare e affermarsi, nonostante fosse io sia cresciuta, poi la mia infanzia l'ho passata negli anni 50. Non solo, ma sono andata a un liceo classico, ho frequentato un liceo classico e per 5 anni ho avuto un insegnante di matematica e fisica che sostanzialmente non ci ha insegnato praticamente nulla. Allora, da qui altro esempio, quindi importanza della famiglia, importanza dell'insegnante. Io, per fortuna, avendo un padre medico che, diciamo, da piccola, quando c'è stata la scoperta del DNA, mi ha spiegato qual era l'importanza. Cioè, un po' di amore per la ricerca si respirava in casa. Però probabilmente io mi sarei iscritta, come la maggior parte delle donne che seguono una facoltà scientifica, mi sarei iscritta in una delle facoltà di scienze della vita, che fosse medicina come mio padre, biologia, mi piaceva la biologia molecolare, di cui all'epoca appunto si cominciava a parlare perché si stava sviluppando. Come mai ho scelto fisica? Perché arrivata alle soglie della maturità, rendendomi conto che nonostante poi fosse una delle più brave della classe, però in matematica e fisica veramente avevamo tante lacune e all'epoca l'esame di maturità era un po' più serio, diciamo, scusate se ve lo dico, ecco, allora diciamo sono andata da una supplente, la quale, giovane ragazza, laureata in fisica, che mi ha aperto un mondo. Ma ha fatto capire che la fisica non è l'insieme delle leggi della fisica, la legge di Archimede, azione e reazione. No, la fisica è un qualcosa che è in divenire, che cambia in continuazione, che smentisce se stessa, diciamo. E quindi è un
processo mentale estremamente interessante. Ecco, quindi io mi sono iscritta a fisica e vi assicuro che ho passato i primi 6 mesi alla facoltà di fisica a Sapienza a Roma a non capire rigorosamente nulla. Cioè ho impiegato 6 mesi per cominciare a capire la matematica, l'analisi matematica. E però vi assicuro che quando ho cominciato a capire l'analisi matematica, dirò una frase forte, scusate, anche un po' volgare, ma qualcuno ha detto che la comprensione sta alla conoscenza come l'orgasmo sta al sesso. Perché vi assicuro che cominciare a comprendere qualcosa dal punto di vista logico, matematico, fisico, o effettivamente dà un intenso piacere. Bene, e da allora poi piano piano ho cercato di recuperare e di, dopodiché ho lavorato a Frascati, ho lavorato all'estero, poi sono arrivata al Gran Sasso, tutto questo. E adesso venire qui a fare quello che si chiama il role model, no? Quello che tutti dicono bisogna presentare agli studenti, cioè l'esempio di donne scienziate, in un certo senso mi fa ridere, mi fa sorridere, perché io penso a quanto ero timida da piccola, no? Con quale reverenza io sono entrata all'Istituto di Fisica, dove ancora c'era Edoardo Maldi, c'era Salvini, c'era Conversi, cioè questi che erano gli echi della scuola di Enrico Fermi a Roma, insomma, no? Quindi figuratevi con che timore, con quale insicurezza io sono entrata in questo. Ho sopportato cose che voi adesso della vostra generazione non sopportereste mai. Avevamo come professore di analisi matematica un professore siciliano, che lui sì che era sessista, diciamo, perché tanto le lezioni di matematica si svolgevano insieme tra matematici e fisici, quindi io andavo a lezione, con il seggiolino, perché non c'era posto nell'aula, tanto eravamo affollati, e normalmente mi sedevo col seggiolino, perché sennò era l'unico posto in pianura, diciamo, vicino alla cattedra, e lui prendeva di mira le ragazze, e una volta mi disse, di fronte a almeno 500 persone, non so quante eravamo in quell'aula, era siciliano, e disse: signorina, perché mi guarda con quel modo, come per dire che si vede che non capisci niente? Effettivamente io non stavo capendo niente. Bene, io sarei sprofondata sottoterra, naturalmente forse alla luce, diciamo, le ragazze di oggi questo non l'avrebbero accettato, anche perché non ero l'unica con cui l'ha fatto. Quindi per dire che, diciamo, sono nata in una situazione che per certi versi è anche peggiore di quella di adesso. Però poi, diciamo, con l'impegno con l'aiuto anche del fatto, e questo ci tengo a dirlo, nel senso che io sono una nonna, non solo una mamma, sono anche una nonna, nel senso che ho avuto una vita familiare piena, con molte difficoltà, però sono riuscita a conciliare questo lavoro, diciamo, tra ricercatrice e cosa. E questa è la parte del mio racconto che è emblematica di difficoltà che ancora oggi per certi versi sussistono, anche se magari qualche miglioramento c'è stato. Però adesso vi confesso qual è il vero motivo per cui mi piace essere qui oggi. E mi rifaccio a un titolo di un film, l'ultimo film di Piff. E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Allora, io sono qui per cercare di riparare agli stronzi che siamo, la mia generazione, ma anche purtroppo quelle successive. Perché come stronzi rimanemmo a guardare? Stiamo guardando senza fare abbastanza di una cosa gravissima che sta succedendo. Stiamo facendo strame del capitale giovanile che voi rappresentate.
ci sono, non so se vi rendete conto, l'Italia è tornata ad essere un paese di emigranti, ci sono più di 100.000 italiani ogni anno che lasciano l'Italia e vanno a trovare lavoro all'estero, di questi il 70% sono giovani e circa 20.000 l'anno, forse anche 30.000, sono laureati, cioè la nostra migliore gioventù. Quelli, voi giovani che rappresentate un capitale potenziale di creatività, di innovazione, e noi dopo averli formati li facciamo andare via. Bene, io seguo all'altro aspetto negativo. Voi sapete, conoscete i test quelli OCSE PISA, no? Siamo il paese con uno dei posti più bassi a livello di formazione. Purtroppo, non solo, abbiamo uno dei più alti indici di abbandono scolastico. Quindi stiamo buttando a mare, stiamo, diciamo, deprimendo voi che siete il nostro capitale più pregiato per certi versi, tanto più che in Italia c'è un problema, una emergenza demografica, per cui abbiamo 400.000 solamente bambini che nascono in un anno contro il 1.000.000 e passa che avevamo negli anni 60, quando c'è stato il picco del boom economico. Allora, qual è la causa di questo? Vi siete chieste perché c'è così poco lavoro che costringe i giovani ad andare fuori dall'Italia? Non è il problema che gli italiani vanno all'estero, perché in un mondo globale, in fondo, che voi andiate a cercarvi un mestiere che vi piace all'estero, va benissimo, il problema è che non ce n'è altrettanti che vengono dagli altri paesi da noi, e questo è il vero problema. E qual è la causa? Bene, vi racconto un piccolo episodio. Io seguo alla radio una trasmissione la mattina che si chiama Prima Pagina, non so quanti di voi la ascoltano, in cui ha telefonato un signore, era un padre, dice: io sono padre di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza gemelli. Si sono laureati, uno in grade, adesso non mi ricordo, erano laureati, specializzati, eccetera, eccetera. Dice: uno sta per partire per la Nuova Zelanda, se mi ricordo bene, e un'altra per l'Irlanda. Dice: che paese è l'Italia che appunto forma i suoi giovani e poi li lascia? Ecco, a me quello che mi ha colpito è la risposta della giornalista. Cioè, ha trovato una causa? No, praticamente ha chiosato quello che diceva questo, che sì, effettivamente siamo un paese, eccetera, eccetera. E qual è questa causa secondo voi? Mancanza di investimenti. Qual è la causa? Perché voi non trovate lavoro, nonostante l'Italia sia uno dei paesi col più basso numero di laureati rispetto all'Europa? Perché la nostra economia non è in grado di... Il nostro sistema produttivo, industriale e di servizi non è in grado di assorbirvi, soprattutto magari proprio quelli più preparati. Perché il sistema... Adesso noi siamo tutti contenti che l'economia italiana sta risalendo dopo la crisi della pandemia. Ma nessuno forse vi dice chiaramente che questa ripresa è soprattutto pilotata dai bonus edilizi, dai vari che non è una ripresa strutturale, che quando questo effetto sarà finito ci ritroveremo a una situazione che era prima del Covid, in cui l'Italia era l'unico paese insieme alla Grecia a non avere recuperato ancora, tornato ai livelli di PIL che era prima della crisi economica del 2006-2008. E perché questo? Perché l'Italia è da 20 anni che non cresce, non è da adesso. L'Italia ha una crescita stagnante, la produttività dell'industria italiana, la produttività estremamente bassa, estremamente stagnante. Perché? Perché viviamo in una società della conoscenza in cui l'economia è trainata dalla capacità di inventiva, di nuovo sapere, di fare cose nuove, più innovative rispetto agli altri paesi. Perché tanto nel mondo qualcuno che diciamo, lavora a un prezzo della manodopera più basso del nostro si troverà sempre, ci sono sempre i più poveri
che lavorano a un prezzo più basso. Com'è che un paese si arricchisce? Producendo beni e servizi che sono più innovativi. Bene, noi è da 20 anni che stiamo facendo una politica esattamente opposta. Stiamo deprimendo gli investimenti nella formazione vostra e nella ricerca, soprattutto nella ricerca scientifica, ma in generale nella cultura. Quindi, allora, il messaggio che io voglio dare, e questo riguarda, non, diciamo, è stato detto molto bene oggi, la donna è l'elemento debole della catena produttiva, quindi se non c'è abbastanza investimento pubblico nella ricerca di base e privato nella ricerca industriale e di processo, voi sarete sempre, purtroppo siete destinati anche voi, per quanto cerchiate di formarvi, diciamo, non è detto che non dobbiate andare all'estero. E perché questo? Perché l'Italia è da 20 anni che disinveste in quello che è il motore principale della crescita dell'economia di un paese. Secondo voi com'è che ci è arrivata la Cina a diventare improvvisamente, adesso tutti ci siamo accorti che la Cina è il competitore degli Stati Uniti, quando fino a quando è caduto il muro di Berlino pensavamo basta, ormai l'America ha vinto, è finito, no? Perché? E io l'ho visto, perché in Cina ci sono stata a partire dalla fine degli anni 80, all'inizio del 90, hanno investito cifre apocalittiche nella formazione, nella ricerca. E adesso cioè, il ruolo politico che ha assunto importante, primario, che, al pari quasi degli Stati Uniti, è il frutto di un avanzamento della produzione di nuovo sapere. Allora, ragazzi, voi vi dovete battere, mi fa piacere che vi siate svegliati, che vi facciate sentire, ma per favore non fatevi sentire per non fare le prove scritte. Protestate perché l'Italia deve diventare un posto più accogliente per voi, vi deve capitalizzare, rendere ancora più formati, e perché sia lo Stato che l'industria si trasformino in senso più innovativo e voi abbiate la possibilità di girare se volete girare, ma di rimanere in Italia se lo desiderate. Grazie. Grazie. E con queste parole e questo augurio, diciamo, concludiamo la giornata e ci teniamo veramente a ringraziarvi per diciamo, aver partecipato, voi qui in presenza, gli altri online, soprattutto appunto considerando il momento difficile che sta vivendo il mondo scolastico. Un grazie particolare ai nostri ospiti e gli speaker, il dottor Lorenzo Gasparrini, la dottoressa Giuliana Galati, la professoressa Lucia Botano e la dottoressa Serena Giacomin. Vi diamo l'appuntamento al prossimo incontro e alla prossima occasione. E ringrazio tutti, anche il comitato organizzatore, appunto composto da docenti, ricercatori e amministrativi dell'Università dell'Aquila e del Grazzazzo Science Institute. Grazie ancora, a presto.